3, 2, 1. Me la prendo comoda. Buonasera a tutti, amici videospettatori, ma soprattutto buonasera, maestro. È una ormai tradizione questo saluto, quasi mi manca quando non c'è. La mattina vorresti svegliarti, esatto, sentendo buongiorno a tutti, ma soprattutto buongiorno maestro. Buonasera ragazzi, grazie per esservi collegati, sì, in questa giornata, ecco esatto, fuori dal comune. Extra. Assolutamente, assolutamente. Purtroppo o per fortuna ci colleghiamo di mercoledì affinché si possa vivere insieme un'avventura in realtà aggiuntiva piuttosto che in meno con insomma la caccia a 4 che si spera faremo venerdì. Stiamo già facendo dei preparativi, ci stiamo già in qualche modo confrontando con Mike su quello che vorremmo fare o meno. Io drenando come sempre tutta la sua esperienza sui giochi che io non ho ancora abbiamo proprio scelto le due IP in cui verticalizzo di più, diciamo, le mie conoscenze. Ma la cosa bella è che per Monster Hunter è un caso, nel senso che Dark Souls, sì, ok, l'abbiamo scelto insieme, è vero, ma per Monster Hunter è un caso perché ci siamo conosciuti e incontrati come, sì, creator ai quali piace fare cose insieme durante il periodo di uscita di un nuovo Monster Hunter. E in realtà io mi sono avvicinato ai Dark Souls più per fare qualcosa con te che per giocare Elden Ring, capito? Quindi anche quello è arrivato dopo. Sì, arriverà dopo anche l'accesso a Elden Ring. Intanto, ovviamente, io al solito colgo l'occasione per ringraziare tutti i sostenitori, sia nostri che del canale di Michele. Ragazzi, siete, state foraggiando tutto. Tra l'altro, spesso appunto questo supporto arriva persino durante i pre-show, quindi è una rappresentazione di totale reale. Cioè supporto sincero forte, siete meravigliosi, sono d'accordo, o meglio speriamo, non ho dubbi, stasera sarà molto cicciosa la diretta, si godrà. E ragazzi, io la mia introduzione l'ho sempre dovuta dedicare a Artorias per forza di cose, e quindi mi tengo anche questa introduzione in title screen con sfondo nero per fare la mia, insomma, stessa prosopopea, che è la stessa, ovvero fatta intro per chi mi ha seguito, insomma, nel countdown, ovvero parlare un po' di quello che rappresenta non solo Sif a questo punto, ma anche Artorias. Diciamo che avverto questo, ok? Ho avvertito questo anche durante la battaglia e... sia con Sif che con lui. Questo mondo aspetta la sua fine, ma non loro. Loro sono eternamente dannati e hanno bisogno di un po' di riposo. Artorias soprattutto, per motivi diversi. Sif era semplicemente addolorato per la perdita del suo padrone e amico. Artorias, ho proprio avvertito dal suo essere ormai ingobbito, pieno di rabbia, urla e perde melma, l'ho visto proprio intrappolato nel suo fallimento. Credo che il tempo sia stagnante e per lui è particolarmente stagnante, lui ciclicamente ritorna, secondo me, e vive nell'esatto momento in cui non ce l'ha fatta. Noi siamo in una fotografia del tempo e in questa fotografia c'è un dannato che però vive lì dentro e noi abbiamo il dovere morale di liberarlo, perché vogliamo creare un nuovo mondo basato sulle gerarchie di forza, ma allora questa gerarchia di forza non deve essere solamente capace di cancellare ciò che è sbagliato, ma anche di liberare ciò che soffre. Io la vedo così, quindi Artorias deve vedere che qualcuno più avanti, dopo il suo fallimento, ha portato la sua spada, la porterà alla creazione di un nuovo mondo, la porterà ad essere il top di Lordran, ad essere il massimo, ok? Di questo mondo narrativo, e deve essere proprio quella forza, proprio quella spada, proprio quella congiunzione tra lui e il suo lupo, nella sua versione più purificata, a dargli il riposo che merita. Bellissimo. E ti dirò una cosa che giustamente, vivendo l'avventura così com'è, può essere data per scontata e non con la giusta attenzione, cioè non dandole la giusta attenzione, è che Artorias, lo stesso design di Artorias, non c'era in Dark Souls. Cioè questo è un DLC, se ci fai caso. Cioè, me lo avevi spiegato, però quindi non c'è proprio il suo modello da nessuna parte. Eh no. Ok.
È vero, giusto, okay, perché okay, giusta... No, no, hai ragione. Io ti faccio, ti do un'informazione extra, perché giustamente non abbiamo, non siamo in New Game Plus. Tu non sai se sarebbe no, apparso dopo, ma non appare neanche come statua. Artorias non lo si vede mai in Dark Souls. No, 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 io nella mia testa, ma non abbiamo mai avuto modo di parlarne. Per me Artorias sarebbe stato una sorta di Ornstein 2.0 che sarebbe poppato fuori poco prima della fine del gioco, no? Tipo il mio cavaliere più forte, ormai perduto, ormai dannato, certo, viene summonato alle porte della stanza di Lord Gwyn, capito? Io me l'ero immaginata in questo modo. Beh, non, diciamo che è una fantasia o comunque una immaginazione che non è ancora smentita, in quanto è vero, no, lo hai dinanzi come boss fight, ma siamo nel passato. Quindi, se puta caso il combattimento non lo portasse davvero alla finale morte, ma scappasse o mutasse ancora, forse nel presente lo incontrerai. E proprio in quanto muta forma, non c'era il design originale che si vede nel DLC. Cioè, la tua idea... Quindi potrei non ancora... liberarlo definitivamente, mi sta dicendo questo, ti sto dicendo che la tua idea non è ancora confutata. Smentita del tutto. Esatto. Quindi, let's go. Goditela e... vediamo un po' oggi cosa succede, perché ti dirò, ti lascio proprio un ultimo segno, un ultimo stuzzichino. Nella cutscene di inizio battaglia, lui abbatte ferocemente una creatura che non hai mai visto prima. E sembrava uno spaventapasseri. Sì, una sorta, esatto, una sorta di spaventapasseri, un mostriciattolo. Però aveva tanti occhi. Sì, tra l'altro, mi chiedo questo, ok? Visto l'anello di Ciaran, no? Sì. Ciaran, giusto? Come si pronuncia? Ciaran? Sì, Ciaran. Anche se in uno dei dialoghi potremo ascoltarla, anche se non... non ci giro intorno. In un dialogo cut content viene nominata come cavaliere. Ok. Quindi okay, avremo modo di avere una conferma, perché non ricordo esattamente, ma la community l'ha sempre chiamata Ciaran, quindi per ora direi Ciaran. Ok. Ok, allora io su questo non... cioè... visto come si è ridotto, non riesco più a pensare alla teoria del del essere stato pugnalato alle spalle. Certo. Perché, non lo so, non mi sembra una persona morta tradita. L'idea che mi sono fatto, se posso lasciarmi un po' di spazio per le solite congetture, Ciaran, è che, come ti dicevo l'altra volta, a Ciaran addirittura, Ciaran, ok? Ciaran, sì. L'idea che mi sono fatto è che Artorias abbia provato per qualcuno, magari proprio per la nostra amica principessa Dusk di Olasil, a tentare di chiudere questo abisso, ok? Per farlo è andato a stringere un patto, credo, con l'abisso di Petilondo, ok? Quindi era conosciuto quell'abisso, si sapeva già che esisteva, e questo mi spiegherebbe perché non li ha ammazzati, perché sono ancora lì e perché hanno stretto un patto. Magari loro gli hanno detto sì, noi, cioè, sai, quando stringi un patto è un doubt death, no? Quindi io mi immagino una roba del tipo: vuoi salvare Dusk? Ok, sappi che non lo farai se non puoi camminare nell'abisso, quindi tu camminerai nell'abisso, salverai la tua principessa, ma dopo sei nostro, sei una nostra pedina da adesso in chiaro, poi, capito? Chiaro, cioè, hai un patto con noi, noi... alla fine, se ci pensi, è il solito rivestimento di trama che facciamo con chiunque, con qualunque elemento. È un signore potente che ti dà la sua mano in cambio della servitù, no? Del fatto che tu lo servirai per la vita. Il patto che ti permette di camminare nell'abisso, ma che ti maledice anche, secondo me gli ha fatto rinunciare veramente a qualunque forma di autonomia. Detto questo... ho il timore che non sia tanto il patto stretto con i quattro re a averlo fatto degenerare così, perché non avrebbe senso stringere un patto, secondo me, con una creatura talmente ormai pazza. Sì. Non lo so, i quattro re mi sono sembrati più ordinati. Non ha senso quello che dico, ma ti assicuro che nella mia testa lo ha. Cioè, i quattro re erano deformi, certo, ma non erano pazzi. Artorias ormai sembra proprio fuori controllo, alterna attacchi veloci a attacchi lenti a momenti in cui urla. Sì. I quattro re avevano una logica. I quattro re danzavano. Artorias combatte quasi come una bestia. Sì. Bravissimo. Artorias è proprio gobbo, come ormai anche lui un lupo quasi, no? quasi ci manca che vada a quattro zampe. Quindi, secondo me, non è finita all'abisso di Petilondo. È finita qui. Magari per mano del drago,
o della potenza dell'abisso, anche perché alla fine la domanda è lecita: quante umanità servono? Quante umanità servono per creare un abisso così forte? E se dovessimo, no, fare un conto, allora non lo so, 100 umanità di Petillondo stanno a 150 che sono qui, e quindi 150 causano una distorsione anche di colui che visita l'abisso, invece noi no, non l'abbiamo subita, noi siamo tornati sani e salvi da lì. Lui no, e quindi... E lui no, tra l'altro tutto questo sta nascendo da possibili ipotesi e intuizioni o esperimenti mentali riguardo pochi passi all'interno di questo viaggio nel DLC, che però è comunque anche un salto nel tempo. Ti assicuro che è una figata tutto quello che stai dicendo, perché è all'apertura di un percorso che è pieno delle informazioni che chiedi. Non mi ricordavo di lui. E tra l'altro, per quanto ovviamente non saranno concrete, saranno tante. E, certo. Ed è fantastico che tu abbia discusso così tanto adesso di cose che fino ad ora hanno avuto un build-up di esplorazione deduttiva enorme. Perché l'umanità, quell'oscurità, l'abisso di Petillondo, è stato tutto già affrontato e raggiunge un pochino, non dico il nodo al pettine, ma forse il pettine stesso. Ecco. Giusto, che... giusto. Maestro, sa quello che deve fare? La aspetto qui? Allora, diventa umano per cominciare. Ah, giusto, ha ragione. Io sono partito pensando di essere umano, ma non lo e sono. E poi corri tranquillamente all'ascensore, così che io possa... Sì, no, prima diventa umano. Poi corri all'ascensore, perché ho il segno praticamente davanti al fastidioso, saccente e cinico viaggiatore del tempo. Ok. Così gravemente ha insultato Artorias. E lì vuoi evocarmi affinché tu possa avere una sfida più difficile. Dopo lo ammazziamo, dopo lo ammazziamo, glielo prometto. Mi piace. Tra l'altro mi dicono dalla regia che ti hanno regalato da noi il sesto mese di sub, quindi potresti entrare nel gruppo Telegram se vuoi. Ah sì! Se vuoi ci scambiamo la presenza nei gruppi Telegram. Meraviglioso. Sa da fare? Ecco. Allora, sì, io ragazzi voglio una sfida più difficile. In realtà il maestro off screen mi ha detto: guarda, potresti affrontare questa situazione, visto il tuo level, anche così senza evocazione. Perché ha un'arma, per chi sta in chat, perché chiaramente la sua arma è split damage, quindi fa meno danno di quanto potrebbe. Ma io, proprio perché si tratta di un incontro che mi svantaggia, voglio affrontarlo così. Artorias merita questo, lo scontro più bello della sua vita. E sti contadini di merda, invece! il consiglio che ti do è tenere la destra. No, Soler Merdone farà la stessa fine dell'altro. Dove sto andando? continua, stai andando bene. Vai, spara, bravo, così. Un po'. Ok, esatto, continua così. No, giodata. Ok. Vai. Eccolo là. Sì, l'hai presa proprio dall'altra parte, ma alla fine, fortunatamente, se non salti giù nella piccola piana dove poi raggiungi il ponte dove ti saluta Calamity, stai a posto. No. Fermo, zitto. Scendi. Vai su! Scendi! Bevo quelle su spazze. Attento al plunging attack, salta, leva di vado via, vado via. Bravo. Vado via. Vediamo un po' Merdone. Il mio segno, se c'è ancora, sì. Allora. Dove sei? In teoria sono prima del ponte, vediamo un po'. Ah, ok, ti vedo. Ok, noterai... Aspetta, mi sta facendo evocare. Esatto. Ok, dai. Maestro, gli diamo la forbice? Guarda, sì, certo. E poi allora ti spiego un dettaglio che sicuramente noterai, ma che ti gentilmente... Aspetta, forse il nat del signorotto è fastidioso, perché non sto venendo evocato. Oh no, maestro, io ho bisogno di lei. Accidenti. Riprovo. Riproviamo. Però di solito se non va una volta Dark Souls non perdona. Evocazione fallita. Ah, ok. E allora, dai, duelliamo. Sì. Occhio, ci tocca duellare. Occhio all'NPC, come sempre. Non che tu voglia tenerlo in vita, per carità, quindi... So. No, però... Però... Mossa Kansas City? No! Oh! Dove va?
Dove va? Dove va? Ah, in un'arena più libera, forse per non farti scontrare contro. Bravissimo però, okay, questo okay. ragazzo, mamma mia. Mamma mia, è onorevolissimo, anche pur da invasore. È un onore in lui encomiabile. Guarda, no, no! Meno male che non avevo... No, sappi che io berrò tutte le Estus, Soler. Esatto. Ti avverto. Lui è contro la boss fight. Attenzione. Attenzione. Attenzione, bel Perry, era bello, era smart quello. Ci ho provato. Era smart. Allora. Guarda, guardalo. No, no, non è vero. Ammazza, è vero che, vabbè, sì, è stata la dirapata del... è stato è Mario Kart. Ma che cos'è il PvP di Dark Souls? Cosa sta succedendo? Bella, bella. Ammazza quanto è duro. Ok. Cosa sta succedendo? Ok, boh, bella. Bella, bella. Quasi metà HP. Nice. Esatto, renditi conto che non sempre il backstab è l'unica soluzione. Ma qui c'era. Ho provato il Perry, bravo. Questi alberi che ti occludono la visuale. Bello, dai, dire spalle come trappola è una buona idea. Capito, volevo trapparlo un attimo. Non male. Bellissima è stata. Questa è stata molto smart. Un fishing di scudo abbassato veramente, veramente figo. Mamma mia. Uno dei duelli più fighi. Vero, vero. Niente, l'ho baitata troppo questa. Ma perché ha un casting lento. Però vabbè, di circostanza. E poi sono così belle. Esatto, di circostanza. 1 week later. No! Ah, l'albero, no! Non si vede nulla! Oh, sei ancora vivo, sei ancora vivo. Sono ancora vivo, non è finita. No, ho rullato una volta. Bella! Oh mio Dio! Roll attack, niente male. Occhio, non è il momento. No. Bella. Mamma mia, che bello che non sia. Bellissimo! No! Bello. Fantastico. Bel duello. Fantastico. Bel duello. Bello. Ho provato a aspettare che, vedendo la rollata, sollevasse lo scudo per dire ora lo backstabbo. Sì, e sì. Non l'ha mai fatto. Figo. Torno umano. Adesso hai comunque il cooldown delle invasioni. E vediamo come va. Però è stato uno dei Mi è piaciuto sinceramente. Puri. Sì, figo. È riscaldamento per Artorias, sono d'accordo. Vero. Decisamente. Specialmente se aggiungiamo quella percentuale di HP con la mia presenza. Io hai visto alla fine, ho deciso di non curarmi, era troppo bello quel duello. Sì, no, l'ho compreso perché a un certo punto è stato così preciso come fight che... Sì. Ricordati il mio hint di... Fare a destra. Rushing, esatto, tieniti a destra. I primi devi comunque affrontarli, ma gli altri puoi... Cioè, li aggrerai, ma li puoi ignorare. Ok. Poi se non avessi... No, che cazzo! Oh, no! Ma questo fa... Non ti ha visto, Artorias non ti ha visto però, non ti preoccupare. Cioè, nel senso che lui aspetta nel no, Colosseo. Sai qual è la cosa che mi fa ridere? Che stavo leggendo la chat in quel momento. Ma certo! Faccio su Lies of the Painful, no? No, lo so, ma è un classico. Leggevo, ho letto un mod che scriveva in caps lock, c'è scritto Artorias, e quindi non capivo a quale domanda stupida stessero rispondendo i mod... Ma ho letto un secondo di troppo. No, no, e ma è troppo destro. È un classico inarrendibile, nel senso... Sono una fava brillata. Let's go. È il Pogo. Non ho più animalità, non è vero, ne ho due gemelle, ma se poi il maestro sarà così misericordioso da volermi restituire le anime voglio usare solo per l'hard mode di Artorias... Ma guarda, quelle per l'hard mode sono gratuite. Ok, perfetto, la ringrazio. Ma non solo di Artorias in generale. Poi, visto che comunque questa è stata persa
cioè, sono state perse per il PvP, quelle tornano sempre nell'equilibrio, ecco, della bilancia della run. Volevo raggiungere l'abisso con lo shortcut buttandovi di sotto. Ora arriva il contado. Tra l'altro, guarda un po', è la luce che porta su questi. Sì, ascensori. Sì, ce l'avevamo già detto, ti ricordi? Era un po' la magia di Olasil. Esatto. Allora, vediamo un po', diamo il tempo al mio segno di apparire, sperando che non faccia le bizze, che fosse colpa di Soler, poverino. Ehi, amico, sai cosa succede dopo? Guarda. Dopo preparati, c'è la tua testolina lì che fa... Oh! Ecco qua. Hai bisogno di maestro. Vediamo se non va. Si legge, mi scrivono, non si legge la chat mentre si guida. Touché. Beh, se ci pensate non è comunque così diverso. Allora, per ora, visto che comunque affronteremo quello che arriverà presto insieme o in una vera e propria coop, per quanto io in background, ti mostro... E non maestro, preoccuparti dell'esatto, non farti domande specifiche. Considera come, a livello narrativo, da Virgilio, ora che purtroppo Soler non c'è più, io ho ereditato la maestro, sua luce. Maestro, è lei? O sono è un io? Impostore? Sono arancione, okay, meraviglioso. Ok, è lei. Ok, è lei. Mi parri se è lei. Esatto. Oh, alla prima, è lei, oh! Per forza, è lei per forza, maestro. Questo hai presente, no? Quando ci sono i film nei quali ci sono i cloni. Certo, certo, certo. Vero. E questa, se volete dedicarci il fumetto, è... È vero, è vero. Maestro, se è lei, mi perri. Mi perri. E se succede, che bello, che bello. Che, vado. Che storia, vai. Che lore. Vado, ragazzi. Artorias. Guarda, mi bevo anche l'acqua, Arto. Ok, e intanto me ne approfitto allora per dirti, la mia presenza dorata ti suggerisce il fatto che comunque il patto dei Guerrieri del Sole è accessibile ai giocatori. Giusto, giustissimo. Bene. E via. Fight. Mi devo ricordare le tempistiche di evading, ragazzi. È un po', ma scherzi, ecco, ora... Appunto. No, te lo devi riprendere adesso, piano piano. Le boss fight qui, come il guardiano, sono diverse, no, sono aggressive, veloci, spaventose. Nulla di Dark Souls fino ad ora è stato come questo. Quindi, questo è il vero riscaldamento. Va bene, questo lo posso accettare. Ah, ancora! Perché voglio schivare così anticipatamente? Perché sai l'altra che le volta... finestre di per colpirlo sono brevi e quindi cerchi di ottenerne quanto più possibile. Ok. No! Guarda, stai scaldando il muscolo, perché Artorias è... Niente, arriva la tripla? No, non, okay. non è detto, hai ancora chance di curarti. Qui mi prende. Sì. Ok, ne ha fatta una. Ok, puoi... Oh, a due mani. Basta avere paura. Questo è veramente hard mode, Niente, Guardalo. Ok. Meno uno. Bella, stai riottenendolo. No! Per farcela.
My bad. Ah, cazzo, c'è un terzo hit quello. Cattiva, eh. Ottimo. Mannaggia, questa non la sto riuscendo a doggiare mai. Ma probabilmente hai schivato nel momento giusto, solo che eri un pelo troppo vicino e ti ha colpito la hitbox della spada. Esatto, non bere subito. Nice. Ah, ma quindi non ne fa sempre tre. Anche purtroppo, lì. No. No, Artorias non è solo memoria, c'ha anche una piccola componente RNG. Ovviamente. Beh, giusto, è un guerriero. Esatto. Poi... No, non l'ho preso. Non devo backrollare. Esatto, purtroppo quello è un problema. Funziona quasi mai con lui. Esatto, hai una bella. Esatto. Alcuni attacchi devi, come il doppio colpo, quello che fa Sif, devi backrollare. Però molti altri no. Eccolo. Esatto. Verso la spada. Boom. Verso la spada. Ok, ci sono. Non devo aver paura della spada. Verso la spada devo rollare. Ah, il terzo hit. Arriva. Ma no. Anche tu. No, no, ho bevuto proprio ora. Ok, non lascialo fare. Però. Ci ho provato. Beh. La battaglia non è finita. No. Però che cazzo. Sì, purtroppo. Niente. Ok. Ok, era di riscaldamento. Ce l'hai? Ora hai visto di nuovo. Era di dopo... riscaldamento. Ma guarda che. Mentre molto spesso si reagisce ai colpi dei boss di Dark Souls e si comprendono, quelli di questo luogo sono molto attivi nell'ucciderti. Quindi allora, è una terapia d'urto. Uso le umanità gemelle, le chiedo sì. Gentilmente. Ma certo. Poi se in questa evocazione mi lascia... Sono già pronto. Era parte... Del gasmo. Era parte del piano. Assolutamente. All according to Keikakus. Mm-hmm. Ok. Esattamente, più di quanto immagini. Tutto fighissimo. Ora... Guarda che Artorias è uno dei muri di Dark Souls più solidi da superare. Beh, lo vedo, è proprio precisione millimetrica, però è figo per quello. Mi piace una fight matematica come piace a me. Lo è molto. Cioè, o fai i calcoli bene o perdi. Se li fai bene, vinci. Non c'è... Ed è una figata perché la componente RNG in realtà non lo rende RNG. Cioè, tu sai che è safe colpire la giravolta, per esempio, in aria solo se fa tre colpi, altrimenti sì, rinuncia. Esattamente. Quindi c'è una regola nell'RNG, in realtà, capito? C'è. Poi, per carità, esiste la volta che te ne fa quattro, ma quello non conta. È semplicemente un reset del pattern un po' sfortunato. Certo. Però è assolutamente così. È stata una sorpresa per tutti coloro che lo hanno giocato al day one, diciamo. Perché te l'ho messo dopo il ponte, stavolta. Perché... Dopo aver giocato Dark Souls abbiamo incontrato creature estremamente più veloci, feroci. Ah, eccoti. Sì, è. Ecco qua. E tra l'altro tu ti stai mettendo un esponente, perché è una doppia moltiplicazione. Lo split damage e la percentuale di HP aggiunta da me. Certo. Allora. Sarà una gran bella vittoria quando arriverà. Droppami pure le anime, maestro. Ma certo. Intanto io ti faccio la danza del fenicottero. Ecco, queste sono un buon intanto. Oh, la ringrazio. Nice. Lei è gentilissimo. Bevo la prima Estus di Brindisi e andiamo. Via. Ok. Ce l'ho. Tra l'altro vedo che non stai utilizzando lo scudo, che è una scelta importante. No. Bellissima.
Scelta unsafe da parte mia. Qualche scambio di colpi è un'abilità che, sì, che non puoi evitarti, nel senso. Bellissima. Bravo. Questa era perfetta. Wow, veramente, stai a meno 2. 2 barre. Chiamiamo le barre. Precisione massima. Che danza! Quando si parlava di riscaldamento, lo era davvero. Vieni. Bel colpo. Bel colpo. Bel colpo. Gran colpo. Gran colpo ancora. Eh sì, questo quando ti prende il secondo ti viene l'istinto di schivare e lui punisce malissimo. Giusto, giusto. Giusto, ora tocca a me subire. Senza scudo. Devo rispettarti. Andiamo. Fanne un altro. Provaci. Sigridi, ancora. Oh mio Dio, è nuovo. Eh sì. Questo ancora. È qualcosa di molto sembrava importante veramente un in Dark Souls. Sono gli attacchi che alcune creature avanzate ti fanno quando gli vai alle spalle. No! No. No, vai, va. Mamma mia, come m'ha preso? Troppo presto. Che male. Wow! Questa ti ha veramente fatto tanto male. Esatto, non sentirti assolutamente sconfitto. Recupera piano piano la postura. A costo di alzare lo scudo. Esatto. Oddio, lo fa ancora? No, non posso. Stavo bevendo. Meglio bere. Ok. Ora, intimorito, ma sano. Questo è un attacco speciale di quando è buffato. No, non dovevo. È leggermente diverso in questo stato, ovviamente. Bellissima mossa hai fatto. No, ma... Ammazza. Ah, adesso. Esatto, non potevo dirtelo, ma... È strano adesso, colpisce in maniera strana quando fa quella roba. Purtroppo sì, perché ha un'aura AOE. A causa del buff. È pericolosissimo adesso. No. Ma poi guarda, anche un boost dei danni se noti è... Eh certo, lo vedo. Ok, ottimo. Nice. Bravissimo. Oh,
E con Laue bisogna andare indietro. Non posso più punirlo se si baffa. Forse però... esatto, era finito. Esatto, non è baffa. Oh! Non vedo! Lo so. Questa cosa è come se ti avessi urlato di spostarti per la telecamera senza colpirti, è bellissimo. Era onorevole. Esatto. Come solo lui sa essere. Bello scambio. Sì, molto. Non figo. Avverrà di nuovo. Bello! Esatto. Meglio di prima. Sì, sì. Stiamo ottimo. Meglio di prima. Ottimo. Comportati come se la boss fight fosse appena cominciata. Assolutamente. Vai. Ah! Ok, 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 devi resistere no! adesso. No! Ah! Però... allora, probabilmente se non ti avessi evocato l'avrei già fatto. Esatto! Vuoi provare, dopo questa sfida pazzesca, a ottenere una sfida contro Artorias ai suoi normali HP? Assolutamente no. Ti capisco tantissimo. Ok. Maestro, che discepolo sarei se le dicessi di sì? Sì, ma io non sono sano. Non le direi forse una non le darei forse una tristezza infinita? Beh, dipende. A volte il maestro non vuole che il discepolo sia distorto pazzo quanto lui, esatto. Però, dopo questo try che è tipo poesia visiva, posso era darti bellissimo un piccolo consiglio, che è... sì? Cerca anche di girargli intorno senza contemporaneamente indietreggiare, perché questo a volte ti porta a rischiare veramente troppo quando lui, indietreggiando, dovrebbe darti l'int di cominciare a caricarlo per il buff. Ho capito, perché lui mi è invaso Artorias. Indietreggia solo in due casi: quando vuole farti il leap con la capriola, no, il leap in alto, quello molto, o quando lontano fa la girella, non quando fa la girella, proprio quando fa il salto iniziale, quello improvviso, ok, quando si mette quasi in ginocchio per saltare, e quando si buffa. Quindi allora, maestro, dov'è il segno? No, stavi guardando bene, ma purtroppo bisogna dargli un po' di tempo. Vedremo se bisogna forbiciare, ma vediamo se... Io vi chiedo, ragazzi, se potete non invadermi adesso, perché altrimenti la mia memoria boss fightiva... Sì, eccomi. Esatto. No, lui deve essere assolutamente concentrato su Artorias in questo momento. La ringrazio, Ser Artorias. La prendo più come un cos... Guarda, fa le stesse mosse. Ma io non le posso fare. Ma che arma è? In effetti tu non puoi farle. No, non è il mio attacco in salto. No. C'è un'altra arma, allora. Vado, maestro. Mm-hmm. Si goda pure il duello, se vuoi. No, però se poi muore è un casino. No, esatto. Non... no, in realtà... Okay, grazie, Artorias. Ragazzi, erroraccio piano, mio. Piano. Qui erroraccio veramente brutto mio. Ma per ora... ne pagherò un po' le conseguenze, sapete? Sì, ma si recupera. Tanto hai... Oh no, ok. L'importante è non stare in quell'angolo, esatto. Meglio, dai. Ok.
Porca miseria di sto attacco di merda. Ah, che tra l'altro, a quanto pare non è legato. No, ragazzi. Partito malissimo questo. Ah, sì, sì, ma in caso se uno... Cioè, in caso ci sono anche le umanità, se uno vuole ripararsi, ma non è il caso adesso. Per ora... Esatto. E poi, con la prossima, ti pulisci. Ma sta guardando come lancia, praticamente. Ok, non è neanche... bello che non te l'ha consumata. Ok. Nice. Perfetto. Ok, cominciamo, dai. Ora cominciamo davvero. Ci ho provato. Non dovevo. Hai fatto bene. Uff. Purtroppo la sua arma non permette di pararsi con una spada. Meglio sì, ma no. Eccoci qua. Va bene. Esatto, non sottovalutarti perché sei già due barre in meno, quindi... No, no. No! Bevuto ritardissimo. Però ti sei comunque curato perché hai compensato il danno e non ti ha sbattuto a terra per l'animazione e quindi sei già in piedi. Sono spaventatissimo. Ok. Ok? Ok? Non sei greedy, eh? Infatti, dovresti. Maledetto. No! Oh. Eccoci. Bravo. Eccolo, vai. Ok. Yes, greediness. Errore mio. Però non è stato greedy stavolta quando avrebbe dovuto. Ok. Ah! È lì, esatto, è il famoso attacco dove devi indietreggiare. Va bene. Ok, ok, sì. Vuoi fare? Lo sapevo io. Bravo, l'ho visto. Finalmente l'hai anticipato davvero. Ti ho capito. Mannaggia, proprio questo attacco mi doveva di fare. Tutti, proprio quello che ti fa più danno, praticamente. Ok, siamo quasi a metà, ci siamo. Metà Estus, metà Artorias. Ti darò una grande soddisfazione quando finirà questo combattimento, qualunque sia il suo outcome. No! Devo bere! Ok, ora è un buon momento. Cristo! Sì, a volte one sip. It's better than two. Heh.
Yes! Ne valeva la pena. Mm-hmm. Mi sono comunque curato più di prima. Dai, Artorias. Yes. I like it. Che poi ovviamente gli fai un contrattacco in questo caso, quindi è tantissimo il danno. No, perché? Hai leggermente troppo presto. No. Fermo. Sai che lo fa sto giro. Non avvicinarti. Esatto. Quanto dura? Tipo un minuto? Sì, guarda, in realtà non te lo saprei dire, ma l'aura che ha intorno scompare visibilmente quando finisce. Sì, sì. Ora devo pensare a evitarlo. Può essere un'ottima idea, sì, certo. Cristo! Beh, se vuoi evitarlo, alza pure lo scudo. Lo hai potenziato con sacrificio. Certo. Giusto questo scudo poteva fare sta cosa. Ecco, questo magari... Bell'attacco. Attento. Ed è qui che ti piglio. Qui rolli in anticipo. Ok, è finito. L'ho visto. Infatti. Dai, ho due Estus. Da ora non si scherza più. Bravo che non hai attaccato per il rischio del terzo. Laura? Sì, sì, ma... Perché? Gliel'hai comunque interrotta. Non si capiva. Ok. Ah! Non hai umanità nel item, vero? Non penso. Ok, questo non è un boss con cui aprire il menu. Oh! Bravo! Cos... Che stronzo. Grazie. Lo apprezzo molto. Equilibrio lo sfondi con due colpi, ottimo. No. Okay. Stronzo. Ok. Cristo, di nuovo. Mannaggia la parete. Qui se avessi l'anello rosso gli faresti molto più danno. Yes. Che coraggio. Bravo. Che rischio, vai. Oh.
Guarda, Artorias, che avversario hai trovato. No! Oh! Oh, oh! Cavolo! Ultima barra! Va bene, va bene, sempre meglio, è positivo. Ti ho promesso una soddisfazione, ti dirò una cosa che ti caricherà bestia. Sì. Un personaggio di livello 1 farebbe facilmente molto più danno di quello che fai tu. Sì, hai un equipaggiamento fortemente problematico contro di lui, e quindi tranquillo che anche a livello 1 si potrebbe fare molto più danno da Artorias. Quindi fight pensa incredibile comunque, quanto nightmare mode tu lo stia affrontando. Assolutamente, veramente mi metto l'umanità, eh. Ok. Sì, se non avessi iniziato male, sono d'accordo. È vero, avresti avuto altre tre Estus, era questo il try, esatto, sì sì. Ma anche di più, secondo me, ne usate, sai? Può essere, sì sì, è vero, è vero. No, vabbè. Wow. Che figata. Maestro, spero sia soddisfatto della mia armata. Bellissimo, anche, ma da morire, perché... Tra l'altro è anche quello che tanti speravano di poter vedere, che è stato ovviamente, come nostro solito, esagerato. Perché non stai facendo... Dio è la Madonna. Sì, i giardinieri, sì. Li odio. Destra! Non è... Ah, ok. No, per, dico per, no? Una, per una... Sì, no, stai vedendo bene, ma okay. Dico prima. Onde evitare... brutti incidenti mezzani, diciamo, attento a non... Bravissimo. Sì, sì, backsteppino. Via dai contadini, via. Ah beh, visto che me lo chiedono in chat, mi chiedeva, ma in che senso a livello 1 più danno e così via? Perché nel momento nel quale esistono armi che non hanno scaling o path di potenziamento che non hanno scaling, come per esempio le armi infuocate del caos o elettriche, quelle del caos che tra l'altro, piccola chicca, che ti anticipo, sai, nei confronti di quello che magari esplorerai nel New Game Plus, ma in generale è solo gameplay, però che nasconde come sempre un perché. Le armi del caos scalano su umanità, no? E queste armi sono estremamente più dannose di quanto non possa essere con questa spada in questo stato con la mia presenza. Comunque sono split damage, però Artorias è resistente alla magia. Vai, sono con te. No. Cauto anche lui. Giustamente. Ah, porca troia. Sì. Ottimo, ottimo. E questo è mio. E si ricomincia. Yes. Non arrivo mai pronto per quello. Quello e il doppio giro sono i più pericolosi, assolutamente. Minchia, questa mi è andata proprio di culo, Guarda come ti... Non era una bella addosso. Schivata. Ok. No! Occhio, questa è stata un po'... Come sempre, quando bevo fa sta cosa, sto stronzo. Sì, 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 è... scripted. Ok. Mi ha proprio baitato qua, mamma mia. Outplayato da Artorias proprio. Perché questo è ovviamente il cercare di togliergli le iniziali barre di vita in fretta, che sì. Ti apre a errori. Esatto, beh, è un classico. È il linguaggio da videogiocatore. Oppla. Ecco la schivata da over 30 che dice oppla. Bella questa.
cosa cerchi di fare? E via. Esatto, hai capito ormai perfettamente. Non te la sto neanche chiamando. My oh, bad. Pelo. Beh, okay, tutti gli attacchi che poteva fare stavolta ci è andato piano. Esatto. Ok. Si gode. No, questo non me l'aspettavo proprio. È stato smart anche lui stavolta. Sì, ha fatto proprio una bella mossa. E via. Lo so che siamo, vuoi fare. Siamo alla quinta barra. Sippino. Via. Preghiamo il santino degli iframe. È stata una bella, un bel tentativo. Bravo che non hai attaccato. Ah, non mi aspettavo questa. Ok. Occhio. Graziato comunque. Ok. Riprendi le redini, ce le hai. Perfetto. Va bene. Sì. È andata nel miglior modo possibile. Yeah. Ce la faccio. Sì, ce la fai. Ok. Let's go. Attacca! Ancora. Bravo. Bella, bravo. Pulitissima questa. Bravissimo. Bravo. Lo so che attacchi ancora adesso, lo farai un'altra volta? Bravo. Bello. Mossa safe. Bravo Artorias. Oh. Ah, fermo. Questo lo farà. Cazzo, che strategia. Proprio t'ha buttato a terra con la melma. Bravissimo. Ok, ci difendiamo. Esatto. Oh, vuole resettarsi il timer? Non succederà. Ecco qua. E questa è greediness. Questa anche ti sta innervosendo! No, ho capito anche quello. Non funziona. Non scappare da me. Non avere paura. Sono qui per te. Non scappare da me. Bravo. Grazie. Sì, è giusto. È giusto. Esatto, riprendi controllo. Devo. Sì. Hai comunque recuperato. Valeva la pena.
Ecco qua. Di nuovo, ma minchia, è diventato stra smart. No. Oh, che... Dai, è forte. No, l'ho visto. Bravo. Non bravo, avere paura. Okay. Ancora. Ok, ok. Ancora. Ancora. Non scappare. Siamo tutti e due in fin di vita. 7 Estus per me. Esatto. 4 barre per lei. E il terzo attacco. Sicuramente. Esatto. Lui ti scarica 7 Estus più di quanto tu gli scarichi 4 barre. Bravo. Non sono riuscito a dodgiare. Ora sì. Contrattacco. Bravo. Ah, oddio. Ok, vediamo se hai spazio. Ok. Vale, va, fai scambio, scambio. Ok. Ah, bravo. Sì, ma non qui. Volevo bere. Non qui, esatto. Bravo, allontanati. Ok, perfetto. È quello che ti avrei consigliato anch'io. La tua colla era giusta, hai fallito. Nessuno l'avrebbe voluto. Nessuno avrebbe voluto questo destino di dannazione per te. Comprendo la tua collera. Ok. Comprendo la tua rabbia. Basta. Hai perso. Eccoci qua. Di nuovo. Dai. Dai il terzo bravo. Attacco. No, eh. Giusto. Ancora Artorias. Combattiamo onorevolmente fino a che uno dei due non si accascerà a terra. Ancora Artorias. No, oh. Non scappare. Non scappare. Dai, dai, dai. Lo so che hai paura, non scappare. È solo la salvezza che ti voglio dare. Ultima barra. La tua sofferenza sta per finire, Artorias. Ok. Sta per finire. È fatta. No. Che bello sarebbe stato. Madonna, che liscio! Ike! Tatakae! Farne un terzo. Oh. Yes! E con il fuoco che io andrò a spegnere per sempre, decido di lasciare l'ultima scintilla a te che abbandoni questo mondo. Maestro, ho dato pace al guerriero. Mm-hmm. E gli ho dato pace con il doppio della vita. Oh, yeah. Credo di avergli dato il duello più onorevole che lui abbia mai avuto. Spero di averlo fatto, perché per me è stata una delle boss fight più belle di sempre. È stato di sempre. Mamma mia, che sogno, che bel momento averlo vissuto. E ti dirò un'altra cosa. Pensa a te stesso in questo momento come non Firenzo, ma videogiocatore Francesco. Pensa intensamente a una cosa che forse hai dimenticato. Ci hai messo quasi gli stessi try del Taurus Demon. Pensa al percorso che hai fatto. Cioè... È vero. È vero. È vero. Mamma qua. Cioè, adesso gli cacherei in faccia, probabilmente. Gli cacheremo in faccia in New Game Plus. Esattamente. Esattamente. Ora io Mamma tocchetto mia. Sulla tastiera per te. Ok. Prima... Allora, ragazzi.
Ha droppato una medaglia del sole? Sì, quella perché ce l'ho io. Ah, ok. E l'anima di Artorias, che direi di leggere. Leggi pure. Anima del cavaliere Artorias Lord Gwyn, consumato dall'abisso. La leggenda che vede Artorias sconfiggere l'abisso non corrisponde pienamente al vero? Pare che invece fosse stato sconfitto e che un eroe ignoto avesse preservato il suo onore. In realtà fu costui. No, aspetta, sono io davvero? Sì, esatto. Sei in una descrizione e il tuo gioco deduttivo dei viaggi nel tempo in realtà è parte del canon. Sei tu. Tutto il tuo roleplay è reale. Sì, è reale. Oh! Esatto. Sì, è vero, non vedevo l'ora, infatti. Wow! Maestro, è il momento migliore della run intera. Guarda, te lo impreziosisco ancora di più. Approfondiremo molto di più in New Game Plus quando potrai letteralmente perderci tempo, ma ora dovresti Sì. aprire qualcosa in diretta che ti introduco Ok. cos'è. Dimmi, è un link, è un video YouTube. Ok. La versione completa con approfondimento insieme la faremo nel New Game Plus, saranno circa 2 minuti di roba, circa. Ora andiamo molto più sul soft, sul cut, perché Artorias, per decisioni che mi sarebbe piaciuto scoprire in sede di discussioni intorno a qualche tavola rotonda, ha avuto Sì. a sua volta, nonostante il DLC sia cut content, del cut content. Questo cut Ah, content è... nonostante quindi l'integrazione nel Sì, DLC. hanno deciso di rimuovere qualcosa, immagino, onestamente, per Ok. scelta puramente creativa. Perché è Ok. palesemente creativa in quanto il contenuto c'è e alla fine hanno deciso di non inserirlo. Ok? Ok. Ora, queste cose sono dei brevi dialoghi. E dialoghi della creatura che hai affrontato. Quindi io te li Ok. Ah, mando. quindi Artorias avrebbe parlato? Esatto, Francesco. Dimmi un po', Mentre qui preferisci? Esatto. sembra aver perso proprio il dono della parola. Ah, Telegram o Discord? Discord. Ok. Ah, diamine, quindi c'è proprio un, cioè, hanno fatto del Roma, cioè della ISO hacking per. Ah, certo, il data mining. Sì. Vediamo un po'. La faccio vedere anche ai ragazzi? Ok, Certo. allora dammi un secondo. Perché per farlo devo switchare schermo. Lo faccio immediatamente. Così loro vedono un bel full screenazzo di questa cosa. Eccoci qua e cambio scena di qui. Questo è un montaggio Allora. amatoriale, poi il vero e proprio data mining lo affronteremo in New Game Plus, però... Ok. Allora, faccio partire, Whoever thou art, stay away. Soon, I will be consumed by them, by the dark, the spread of the abyss. It must be stopped. Guarda che avevo interpretato il suo volere. Wow. E questi siamo noi, tra l'altro. Sono venuti tra i consigliati video nostri. Ah, Allora, fantastico. è bellissimo. Quindi ho interpretato effettivamente il suo volere, cioè lui voleva qualcuno che fermasse l'abisso, e noi in realtà l'abbiamo già fatto nel futuro. Però, in qualche modo, secondo me lui ha abbandonato questo mondo solo nel momento in cui si è reso conto che un guerriero come me sarebbe esistito effettivamente. Vedetela così, io non riesco a non interpretarla così. Siccome Poi... l'anima ci ha dato questo, Artorias non abbandona il mondo quando noi sconfiggiamo, perché questo lui non può saperlo.
ma abbandona il mondo quando trova qualcuno di così forte da batterlo, e quindi capirà che sarà lui un giorno a farlo. Infatti noi un giorno l'avremo fatto. Tra l'altro, pensa che in uno dei dialoghi tagliati chiede scusa a Sif per aver fallito. Cioè, è una cosa tristissima il personaggio di Artorias. Ma ora guarda. Ora che aspetta, hai... maestro. No, vai. Maestro, devo fare una cosa. Ma certo, goditi tutto il necessario. Penso che mi odierà per questo. Cosa? Ma per me roleplay. E sa quanto il roleplay è importante. Io ti osservo. Aspetta, sì, l'hai superata probabilmente. Ah, l'ho già superata? Sì. Dove sei? Ci sei vicino. Questa non mi serve più. È un ricordo del passato. Ti sei decisamente meritato un regalo con questo, un premio. Che però, prima di darti, vedremo come si affronta nella tua partita il percorso per ottenerlo. Quindi, io ora ti dico, gioca, vai avanti, tra pochi passi affronteremo il discorso. Ok. Questa rimane qui. Bellissimo. Questa rimane qui per tutto ciò che non volevi essere. E che ora non sarai mai più. Magnifico. Adoro enormemente. Andiamo. Allora. Adesso lei dov'è? Io non sono più evocabile qui, perché la boss fight è sconfitta. Ah, è vero, e quindi dove devo andare? Ah, beh, adesso il gioco è tuo finché non ti dico, cioè nel senso... Ok, pensavo che ci fosse un appuntamento da qualche parte. Non maestro, ancora, qui? Non ancora. Qui che faccio? Provo a parlare ancora. Chi è Juniper? Ah, ho evocato qualcuno per picchiarmi. E ho beccato un pezzo. No, è che lui ha detto Juniper. O per Juniper. Ah, scusa. Ok. Ok, poi parleremo di lui. Ok. Poi di lui parleremo. Ma che cazzo ridi, coglione? Ecco perché ti ho consigliato di aspettare un pochino. Oddio, quindi è lor nella lor. Artorias vuole consigliarmi di non perseguire la strada che ho perseguito. Cosa intende? Che il serpente è Kath. È molto, 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 molto sottinteso, sì. E Artorias è qui per raccontarmi questa storia? Che se do fiducia a Kath non creerò un nuovo mondo ma lo farò inghiottire? Questo è interpretabile. Però se siamo inghiottiti tutti, cosa succede? Artorias, so che anche tu vuoi dirmi qualcosa. Che cosa? Beh, di lui puoi fare quel che vuoi. Non lo ucciderò. Ok. Oh, molto interessante. Molto interessante. Molto bene. Ok. Mi ha dato un'informazione che non conoscevo.
E che francamente mi serve. D'accordo, d'accordo. Questa cosa la affronteremo tra un po', perché è un personaggio questo che ha una chicca buona e una chicca cattiva. Tutte e due sono chicche, però. Come si fa a fare la giravolta, mannaggia al cazzo? Non ha droppato spade. No, forse con l'anima di Artorias però se ne forgia una. Mm-hmm. Magari la spada perfetta, partendo dalla mia. Allora, ascoltami. Mm-hmm. Intanto torna nell'arena... Ah, perdonami, devo andare dall'altra parte. Sì, esatto, sì. Fatti un giro, perché sennò stai proprio regredendo nella mappa. Tuttavia, hai ovviamente indovinato. E ora, tramite il combattimento che hai fatto, il roleplay che hai giocato e così via, mm-hmm, non buttare l'anima in quello che è la la trasmutazione in arma, te la regalo io. Ok. L'anima per ora tienila. Grazie. Allora. Devo andare di qua a questo punto. Vediamo. Sì. Questo... Oh no. No, niente, no. Questo è un altro shortcut. È il percorso naturale. Non è quindi devo che tornare giù. Eh sì, devi tornare giù. E allora è proprio dentro l'arena. Sono ragazzi, stato mio... preciso nell'indirizzarti, perché sei uscito innamorato del combattimento e dell'evento, hai fatto questo dono all'avventura e all'esperienza bellissima che è questa. Ah, e c'era questo. Una strada. Ma c'era una strada mastodontica. Ragazzi, ho usato tutta la mia skill per combattere. Allora, abbiamo una nebbia e un esploro, quindi prima... Falò. Visto che avevi così tanta voglia di tornare indietro, su questo dettaglio, visto che sei ancora emozionato da quello che hai fatto e che è successo, ti dico... Sì. Oh, non intendevo... No, è perché ho visto spegnersi il falò e vuol dire che sei stato invaso. Esci e rientra un attimo, non per l'invasione, ma per un'altra ragione. Ok. Ok. Non è per cacciare che l'ha invaso, ragazzi, mi deve dispiace. Deve accadere un evento? Esattamente. E visto che l'hai vissuta in questo modo e meriti tutto e di più, ora... rientra nel gioco e torna nell'arena. Tranquillo, non spawneranno due Artorias baffati. Non è quel tipo di action RPG. No! Va bene. Vincerò io. Ormai ho imparato il quick exit. È vero. Hai fatto un effettivo quick exit. Maestro, è fiero di me, ho tolto le ruotine dal triciclo. Sì, è vero. No, vado! Ok. Oh mio Dio. E chi è lei? O lui? Ok, lei. Mm-hmm. Quindi sono tornato nel presente? O comunque in un momento diverso del tempo rispetto all'arena di prima? Sì, io ti direi di sì, maestro, anche se mi togliesse dei loot. Lui merita di riposare in pace. È proprio per questo che ti donerò l'arma. Ok, perché sapevi che gliel'avrei data. Tracciatore d'argento oscuro... e tracciatore aureo. Ok. Quale lord, amica mia? Pugnale d'argento utilizzato da... Aspetta, Ciaran, una è una donna e due è questa. E non è cattiva, quindi... Non serve più, ha smesso di combattere quando Artorias è morto. L'anello lo ha lasciato perché ha lasciato... Esattamente, esatto. Hai sempre immaginato qualcosa di estremamente coerente, ma che non era. Porca miseria.
Porca miseria. L'altro tracciatore, ce n'era uno oscuro? Sì. Aspetta, una vittima, la vittima viene prima distratta dal bagliore del tracciatore aureo. Ah, ecco perché sono due. Poi colpita dal tremendo veleno che impregna questo pugnale. E l'altro? Spada ricurva utilizzata da Ciaran, la lama del Lord, uno dei quattro cavalieri di Lord Gwyn. Ciaran brandisce la spada in un turbinio di eleganti fendenti, squarciando le tenebre con accecanti bagliori dorati. Quindi un tracciatore serve a distrarre, l'altro a colpire. E uno d'oro e uno d'argento, quindi era l'assassino dei cavalieri. E infatti fa backstab, ha senso. E hanno tra l'altro un moltiplicatore di critico altissimo, sono molto speciali. E hanno un moveset ovviamente unici. Ecco. Ma pensa un po'. Vuoi che le provi? Ma certo, perché no? Visto che anche in chat desiderano una prova, non gliela voglio negare. Non cambieremo mai arma, ma... Tracciatore... No, le caratteristiche attuali non ti permettono di utilizzare l'arma. Beh, certo. Purtroppo non posso. Molto dexose. Destrezza, credo. Sì. 25 ma scalano S. Hai capito? Minchia. Tantissimo. Veramente tanto. Vabbè, e allora niente, non vi potrò dare questa gioia, mi dispiace. Dov'è? Dov'è? No, puoi usarle comunque, non farai danno, ma il moveset te lo puoi vedere. Ah, ok. Allora niente, allora lo provo. Pensavo proprio giustamente di non poterle usare, ma... Dovresti poter. Perché in Demons mi pare che non si possa fare. Però forse mi sbaglio. Mi pare che in Demons faccia solo mosse del Demons cazzo. Sì, in Demons ti blocca, esatto. Eccolo qua. È giusto, vedi, uno è blu? Ci puoi fare le combo? Più o meno. Più o meno che più. Sembrano Agni e Rudra di... Devil May Cry 3. Grandi armi, tra l'altro. Ah, beh, ohia. Bella, rispetto l'onorevole guerrieranza che c'è in Ciaran, ma per me Artorias non zagagne. Quindi, riprendiamo il talismano. No, non esiste proprio, non esiste proprio. Let's go. Let's go. Allora. Non abbiamo... Aspetta, posso parlare? Posso provare a parlare? In realtà. Sì, puoi... Esatto, stavo per dirti se esplorare e poi parlare o esplorare e poi esplorare. Comunque... E niente. Ti saluto. Ah, niente. Lacrime, tra l'altro, con l'iconina di Kat. Sì. O di Frampt. Più di Kat, direi. Vabbè, forse sono lacrime anche di Frampt, effettivamente. L'icona dipende da quanti voti hai accumulato. Quindi... Appare il serpente primordiale perché ha ottenuto tantissimi voti. Ora, qui allora, questa è una delle. È la zona più. Con alto. Più, non si scappa, ok? Devi, cioè, se ti invadono qua, è anche possibile che ci siano molti giocatori internazionali. Questo è il luogo PvP per eccellenza. Ok. Quindi i nostri timer ce li andremo a gestire durante l'esplorazione, sperando che non siano eccessivi. Ma... Io ho provato di. Ho provato a sedermi al falò. Oh, santo cielo. Oh santo cielo, questo non è assolutamente... No, non... Oh mio Dio, stai... Non penso che sia nostro questo, no, è veramente incazzato. No, questo ti disintegra! Sei morto. Oh, minchia. Ah, minchia! Sei totalmente morto. Ah, sì. Capito che combo, ti locca? Sì. Vabbè, quella è la... Si chiama shotgun, quella combo, lascia perdere. Praticamente ti locca e poi ti spara addosso e tu non potendo rollare te la prendi per forza in faccia. Sì, ah, però esatto. Mi sei seduto, vabbè. Tranquillo, anzi, a questo punto ne è valsa la pena. No, infatti, mi hai insegnato qualcosa. Faccio un ravivello, eh? Certo. Un ravivello e forse ne faccio un'altra ancora, dai.
si gode. Ma qui c'è tanta roba. E quindi cosa devo fare? Allora, ho una strada qui. To your heart content. Andrei prima qui. Perché magari c'è solo un'altura allora qua. Che ne so, tipo un punto d'osservazione. Non goditela. So. Senza fretta. No, no, assolutamente. Tra l'altro, statue. Un ramoscello in mano. Loot. Anima di un eroe. Diamine, che posto misero. Lì da dove arrivo. Quindi posso andare di qua. Hai bisogno di una chiave. Oh, diamine. Non la ho. Non l'hai. La troverò forse qui. Nel senso, la troverò. Può non essere. Mi aspetto in questo punto perché Dark Souls non mi ha mai fatto trovare una chiave a 3 metri dalla porta, ma magari in certo. Questa mappa. Mm-hmm. Mi sembra decisamente un ragionamento corretto. Let's go. No nebbia. Andiamo di là. Sono andato giusto? No. Devo andare di qua. Andiamo a esplorare a questo point. Ok, allora evocami pure, sono io. Prego, maestro. Dobbiamo forbiciare. Oh, desertare. Dio. Desertiamo. Intanto, guardinghi, non conosciamo questo Oh, i mostri che combattevi, Artorias, esatto. Probabilmente. Quindi partoriti dall'abisso. Lui in qualche modo stava ancora riversando, secondo me, la rabbia su di loro. E goditi questo level design perché tu hai l'intera mappa davanti, sopra e sotto, verticalmente. Sei su un paesaggio che... dovrai affrontare. Io mi sto concentrando un attimo sul loro design, capisci? Giustamente. Molto giustamente. Guarda lì, occhi rossi. Antropomorfi mostruosi. Già. Allora, vieni qua un momento. Ecco, non resta su questo tetto, resta su questo tetto. Sì. Allora, intanto anche a semplicemente fini collezionisti. Senti che urla. La voglia. Prenditi questo, questo, ecco qua. Ah, mi hai dato l'armatura di Siaran. Sì, sì, male non fa. Non ha descrizioni particolarmente illuminanti, però intanto ha un design unico e fa... Vuoi che la legga? Volentieri, se puoi leggerla, okay. Assolutamente. Cosa sto facendo? Allora... Maschera di Siaran, la lama dei Lord. Uno dei quattro cavalieri di Lord Gwyn. Tutte le lame dei Lord indossano copricapi ciclopici. Ok. Infatti è vero, ora che ci penso. Ma Siaran voleva distinguersi sfoggiando questa maschera di porcellana. La maschera è rivestita con ciuffi d'avorio. Donne micidiali... Ah, ma le lame dei Lord quindi non sono i quattro cavalieri. Eh no. Cioè, è uno dei quattro cavalieri, ma non le lame... Le lame dei Lord sono un gruppo. Sono un gruppo, ma lei era speciale perché era anche cavaliere. Ho capito. Una veste comune a tutte le lame dei Lord, quindi solo il copricapo cambiava in Siaran. Donne micidiali che si muovono nell'ombra, che sferrano improvvisi fendenti dorati e seminano orrende visioni di terrore. Guanti di Siaran, la lama del Lord, uno dei quattro cavalieri di Lord Gwyn. Guanti comuni a tutte le lame del Lord, donne micidiali che si muovono nell'ombra, che okay, è sempre la stessa cosa. Seminano orrende visioni di terrore, credo sia inteso in senso figurato. Sì, in senso sì, abbiano sì. Il Mangekyou Sharingan, ecco. Esatto, esatto, no. Ah, e poi... Padone dell'abisso più 3. Sì, non è più 5, ma... Hai non solo i materiali necessari, ma adesso hai... una scelta da fare. Ah, proprio senza... No? Ah, è proprio l'R2. Sì. E stai calmo che sto facendo delle prove. Ah, non si può interruptare. No. Commitment. No. Allora, stavo sperimentando. A mia discolpa. Forse è successo anche ad Artorias. Allora...
Sì, sicuramente okay. Le prime volte anche Artorias. Scusatemi. No, no, è perfetto, io rimetto il segno. Volevo talmente tanto provare che non ho pensato a niente. Volevo solo fare quella mossa per sentirmi il boss. Guarda, lì, guarda lì, ne faccio tre come lui. Guarda, guarda, una, due. Però io, guarda, ho il fendente del fenicottero. Va avanti e indietro il mio. La capito? Descrizione. Dove me l'hai lasciato? Non dimenticartela, eh. Eh sì, eh. Ecco. Il segno l'ho messo sulle scale, ok. Leggi pure, leggi pure. È un'arma nuova. Mi scrivono che così è finito nell'abisso. Esatto. Ah! La leggo subito, ragazzi. Spadone appartenuto al cavaliere Artorias di Lord Gwyn, rimasto vittima dell'abisso. Inghiottita dall'oscurità insieme al suo padrone, questa lama è corrotta dall'abisso e ora la sua forza rispecchia l'umanità di chi la brandisce, cioè me. O forse anche lui. Aveva assorbito una grande umanità, un grande quantitativo di umanità. È erosa, quindi l'umanità erode. È una melma che in qualche modo riduce tutta a se stessa, secondo me. In qualche modo quell'Artorias era in parte umanizzato, non so se rendo l'idea. Si stava trasformando anche lui in abisso. Ma è riuscito in qualche modo a uscire, ma comunque era troppo tardi. Ok, 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 ok. Secondo me. Bene. Salve, viandante. E tra l'altro, ogni arma di Artorias è particolarmente speciale. Questa, oltre a essere estremamente forte, ha la stessa particolarità che ti ho anticipato prima. Sulle armi del caos. Scala con umanità. Ah, giusto. Quindi più umanità ho, più è forte. Esattamente. Maestro, non si faccia intimorire da questi stronzetti di quartiere. No, però desidero tu possa, vista anche l'arma più 3, fare una verifica in diretta. Ok. Raccogli l'oggetto che ti ho lasciato. Controlla il tuo attack rate. No, prima di usarle. Ok. Il triangolo, vabbè, ok, vediamo un po'. Il tuo attack rate attuale è... 333. 333. Usiamo le umanità. Quante ne uso, maestro? Tutte 9. Minchia. Yes. Andiamo a vedere ora. Triangolo. 384. Diamine, che incremento. Pensa sarà più 5. Perfetto. Notevole. 424 a due mani. Ok. Notevole. Oh yeah. Notevole. Bene. Sto osservando, sembra anche questa un po' una città caduta, e lo è, perché è Olasil. Di brutto. Quindi direi che gli abitanti di Olasil, invece di fare come quelli di Petilondo, essere diventati spettri, sono diventati questi esseri. Tra l'altro nessuno ha sigillato nulla qui. Anzi, a quanto pare è colpa loro se l'abisso si è espanso. Certo. Hanno... Però non sono diventati spettri oscuri, quindi forse la creazione di spettri oscuri è, come dire, appannaggio dei soli 4 re. Beh, diciamo che gli spettri oscuri sono, come letto nelle descrizioni della mano oscura, i servi di Ka'ath. Quindi sono i 4 re che sono diventati giga spettri oscuri, diciamo. Certo. Che hanno controllato le legioni dei minori del serpente primordiale. Non funziona comunque. Infatti, se ci pensi, ora ti faccio fare questo piccolo leap. Se abbiamo a che fare con l'umanità per fare il kindling di un falò, per accendere la fiamma, per utilizzare il vincolo, che la... non tanto il vincolo quanto il rituale dell'ascensione e dell'accensione che cercava la via bianca nelle catacombe, e Frampt lo invoglia, lo guida, lo premia, Ka'ath ha creato gli spettri oscuri e ha insegnato o comunque ha condiviso questo sapere dell'assorbimento dell'umanità, perché se tu togli umanità non puoi più accendere la fiamma. Giusto. Cioè lui ha cercato di far spegnere i falò affinché non... Cioè, e questa è una cosa molto molto figa. È vero, hai ragione, sì, con tutta opposte. L'umanità assorbita. Non ci avevo pensato. Ma ha assolutamente senso, ed è basilare. Sono proprio due bilancia, è una bilancia.
Sto provando tutti il moveset. Ma come no? Guarda un po'. È proprio lui. Godi. Godo. Tra l'altro questa cosa qui secondo me sarà utilissima. Mi dà un 360. Immaginati doppio l'invasione di Petillondo. Cioè esatto, gli agguati così. Esatto, è esatto, proprio easy. Oh yeah. Sei arrivato alla tua forma finale. Oh mio Dio, quello è uno spellcaster, eh. Indietreggi, maestro. Lei ha bisogno di allievo. Tra l'altro, molto particolari gli incantesimi. Oh mio Dio, quella è la magia del tipo. Esatto. Esatto. Quindi sì, in qualche modo il gioco contestualizza quasi l'oscurità nel PvP. Altro che se lo fa. Sapessi quanto. È la prima volta che vedi ufficialmente. Oh cazzo, non mi ero accorto di te. È un bel agguato. È la prima volta che vedi l'oscurità utilizzata come arma, come già, magia, come spell persino, sì. È quasi come se solo la cultura di Olasil avesse permesso questa corruzione. Cioè, i grandi maghi di Olasil, chiamiamoli così, le grandi stregoni di Olasil corrotti dall'umanità, sono diventati questo. Mm-hmm. La luce ha dato spazio all'oscurità. Certo. E vederla utilizzata come magia l'ha amplificata in qualche modo, non è mai stato, esatto, non è mai stato discusso da nessun NPC. È roba molto brutta ed evidentemente antica. Ma perché sai cosa? È che minchia, ragazzi, state messi veramente male. Eh sì. Dicevo, perché cioè il fatto è che Olasil sembrava, sì, l'avrei fatto anch'io. Olasil sembrava un posto così speciale, no? Che alla fine è l'unico luogo nel quale l'oscurità può essersi legata alla luce o qualunque cosa sia, no? No, non volevo cadere. Ho avuto tanta paura. Ora non ne ho più. Vai, vai, vai. Andiamo, andiamo. Quatti quatti e con Vigove. Vigove. Stiamo esplorando un labirinto verticale, guarda un po'. Bosco verticale, maestro. Siamo a Milano. O la Sil in realtà è Milano. Allora, eccoci qua. Pure ci deve essere un modo. Però qui non vedo rollatine VET, maestro. Qua non sembra che ci siano rollatine, in effetti. Non c'è rollatina VET disponibile. E allora, porco il palle. Attenzione, le voci ci devono guidare qui. I lamenti devono essere guide. Che c'è scritto lì? Ci guardo. Che coglione. No, no. Triangolo? Ok. Che luce sia. Che luce sia. Che vuol dire? Che luce sia. Sembra un indizio. È vero. Devo accendere qualcosa, ma cosa? Infatti. Tra l'altro, quel simbolo implica che il messaggio sia degli sviluppatori persino. Ah sì? Sì. Non lo sapevo. Lo so, per questo te l'ho evidenziato. Vogliamo vedere se qui sotto c'è qualcosa? Dio, wow. Cristo, wow. Molto. Oh mio Dio, non è... mamma mia. Beh, molti siamo morti qui. Questa stanza. Ma sai perché? Perché sono abituato in qualche modo alla velocità di spellcasting di altre creature. Esatto. Questa mi disorienta. Potenzia l'arma già che ci sei allora. Sì. Non tutti i mali vengono per nuocere. Usa qualche anima. Ah, giusto. Per poter pagare. Usa l'anima dell'eroe. Sì, questo luogo, Ulassil, corrotto dall'abisso, è terribile. Porca miseria, è veramente tosto. Forse uno dei luoghi più tosti, mi ricorda in parte le catacombe. Sì. Sì, esatto, queste sono le catacombe 2.0. Sono le catacombe per i giocatori arrivati alla fine che conoscono bene cosa fare. E quindi ancora peggio. Esatto. Ah, mi manca un materiale, non ho visto però qual è.
Ti mancano due titaniti del demone. E allora poi vedremo come fare. Assolutamente. In realtà te le darò io, perché basta che vai al falò della figlia del caos, corri nello shortcut e uccidi il demone di titanite. Te ne droppa due, facciamo prima. Ah, ok, ok. L'importante è che tu abbia a mente che sono farmabili e che hai trovato anche come. Perfetto. Ah, non mi hai... Ah, forse... se mi hai evocato... Abbiamo il nat... Ah, ok, prova un po'. Vediamo, eh. No, evocazione fallita. Ok, ok, è lui. Cosa ti dona? 49 umanità te le dovrò dare di sicuro. Decisamente. Quelle 4 gemelle puoi tenerle, però. Ok. Ti ringrazio. Vuoi duellare? Si può fare, eh. Lastra di titanite, questa? Ok, va, sì, non ti preoccupare. Tanto per quante ne ho droppate. Diamine, mi espone un sacco, però devo provare. Purtroppo è molto PvE. Molto PvE. Bello. Quanto gli dà le spalle? Ah, cerca di usare il backstep come arma, ma... quanto ti farà comodo. Bravo! Perché sai cosa? Ti fa molto comodo, in questi casi, l'equilibrio. Perché puoi utilizzare quelle mosse senza venire interrotto. Mentre, cioè, ti esponi, scambi danni, ma fai un doppio colpo potentissimo, no? Ho capito. Però ho perduto le anime, vabbè, sti cazzi, nel senso... No, le anime non sono un problema. Quando mi darai le 49 umanità, me ne dai 39 e usi le 10 per far scalare la... Sì. Alla fine cambia poco. Tanto non dovevamo livellare. No. Qui mi ha proprio inculato, sì, perché io non ho... Non ho capito quello che stava facendo. Ho percepito come un errore qualcosa che non era un errore, era una strategia. Però che ci volete fare? L'esperienza. Ma certo. Si fa con il tempo. Ma certo. E PvP non mi sento ancora di aver avuto un pedigree, diciamo, da poter spendere in... Altro che... Ah beh, sono creaturine, eh. Allora, intanto tu sconfiggili, poi ti metto un simbolo in piazza. Cosa fa? Ride o vomita? Entrambe le cose. Sono purulenti, purulenti, però ridono. Poverini, sono folli. Esatto, esatto, sono folli. Allora, usa pure... Aspettami in piazza. Aspetta che stanno arrivando, eh. Ok, ok. Yes. Yes. Oh, che soddisfazione. Volevo farlo, maestro. Meritatissimo. L'aspetto qui? No, torna indietro, il segno è là sopra. Eccolo qua. Eccolo. No, sono morto. Ho fatto anch'io, lo guardavo la chat e mi sono fatto un passo in avanti. Maestro, questa è la live del... Aspetta. Vieni, Firenzo. Il maestro è arrivato. No, sono morto. No, sono morto. Esatto. Mi dispiace. Allora, metto il segno, ecco, davanti all'ascensore da sbloccare. Ok, ok. Io la attendo. Blush. Esatto. più o meno è successo quello. Non so che cazzo dica il Gabibbo lì. Per favore, Goober, sai cosa fare? Sì, esatto. Ma dov'è il mio segno? Oh, ora non mi butto. Ah, a proposito di buttarsi, questo ascensore che hai alle spalle, che è chiaramente uno shortcut. Butto? No. Butto? Però... butto? Ecco, qua serve round about di JoJo. Però considera che è uno dei luoghi in cui è più divertente fare PvP per, una volta attivato, uccidere le persone facendole cadere nel buco mentre attivi l'ascensore. Allora, usa le 10 umanità. Ok. Poi... Droppo le altre. Droppi le altre, io ti lascio. Yes.
Titanite del palle, la ringrazio. Le ho abbandonate, maestro. Ok, let's go. No, 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 no. Allora, è il momento, maestro, che io impari sto mostro. Ok, schivata instant lui proprio. Sì. Verso di lui si può fare... Ah, ora attaccato dentro. Che... No, no, si può fare assolutamente verso di lui. Perché la cosa che conviene di più invece che laterale, ridurre la distanza e punirlo dopo lo spell casting. Precisamente. Allora, ero andato di qua. In cerca di segreti. Giustamente. E hai trovato anche un messaggio misterioso. Plunging attack? Non... Ho paura di cadere di sotto. Ok, bravissimo maestro, lei mi ha insegnato a vivere. Se l'avessi preso meglio. Allora, c'è qualcosa che mi sfugge perché lì si può salire. Usa luce, forse la lanterna? Wow, prova e luce fu. Potrei... Eh sì, eh! Eh sì, Pendente d'argento. E che cos'è questo pendente? È un oggetto, non è un equipaggiamento. Ah, diamine, e quindi è un chiave? No, 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 è proprio un oggetto. Lo puoi trovare tra gli oggetti. Neutralizza l'oscurità. Pendente d'argento che reca l'emblema di Artorias. Quindi era di Artorias. Uno degli antichi tesori di Anor Londo, offerto ad Artorias per aver affrontato l'abisso. Offerto? Da chi? Da Dusk di Olasir? Probabilmente da Anor Londo stesso, oppure da Dusk. O da Anor Londo, è vero. È chiaramente qualcosa, è un potere sicuramente ulasiliano. Neutralizza l'oscurità dell'abisso, specialmente nelle sue forme magiche. Addirittura. Quindi esistono forme magiche e non dell'abisso. Certo. L'abisso stesso non è un suo incantesimo derivato, però... E quindi l'oscurità dell'abisso forse l'abbiamo anche noi davanti agli occhi, cioè questi uomini vengono definiti come l'oscurità dell'abisso? Questo è... O magari le loro spell? Questo è sicuramente qualcosa da tenere in considerazione, tienilo a mente, ne riparleremo. Maestro, devo farlo, vero? Dipende, guardati intorno prima di farlo. Nel senso, esploriamo bene, vediamo un po' se c'è qualcosa. Ti ricordi che sei morto? Non era l'unica strada. No, è vero, hai ragione, Di qua. Guarda che purga subito. Però sono andato scudo alzato. Allora. Porca miseria, via. Ok, fermati. Ora voglio mostrarti una cosa. Che... Aspetta, voglio fare questo. Ok, ascolta. Vabbè, quello lo hai aggrato. Appena esce, purgalo se vuoi. Sì. Ok, torna fuori. Ok. Questo è una mia micro guida di qualcosa che con la pazienza di casa, senza la curiosità, probabilmente esploreresti. Ma ti invito a... Okay. Prova... Usarlo? Bravissimo. Immaginavo, ma volevo usarlo in momento di difficoltà. Beh, diciamo che è questo. Ok, ha fatto un flash di luce. Diciamo che ha un utilizzo, non c'è altro da dire. Testa spiacente, eh? Testa spiacente? Quindi è infinito, tra l'altro. È infinito. Testa spiacente, ma che vuol dire? Arcialbero intagliato, spiacente, testa che ga... Gof, non mi ricordo come lo pronunci, Gaff. Perdonami. Gaff. Detti tutti tranne quello giusto. Testa che Gaff ha intagliato da arcialberi durante la sua prigionia. Wow. Non era l'arciere, Gaff? Eh sì, è un cavaliere di Gwyn. Donando un'emozione a ogni sua opera, Gaff ambisce a raggiungere l'illuminazione personale. Se interpellata la testa... Quindi l'abisso ha preso come prigionieri tutti? Allora,
L'ultima missione di tutti e quattro i cavalieri, allora, forse. No, forse, tranne Ornstein. Eh no, Ornstein proteggeva la cattedrale. Gli altri tre però sono tutti stati mandati in missione qui. Ufficialmente solo Artorias, però diciamo sono che andati a cercare di salvarlo, forse. La storia di Gaff ancora non la conosci, forse la scopriremo proprio esplorando queste descrizioni, tempo al tempo. Però testa che Gaff è intagliato da Arci Alberi durante la sua prigionia, sì. L'ha droppata lui, quindi penso che lui sia il suo carceriere o comunque... Sì, esatto, qualcuno che comunque ha a che fare con l'ambiente che lo ha tenuto fermo. È sicuramente plausibile. Attenzione però, donando un'emozione a ogni sua opera, Gaff ambisce, quindi spiacente l'emozione... Ah, ma mi insegna forse i gesti? Prova a usarla. Aspetta, se interpellata la testa può parlare in base all'emozione che le è stata conferita. Questa testa dice spiacente, guardandola meglio sembra esprimere un sincero rammarico, è vero, sembra una faccia triste. Per il cazzo corpo. Di cosa creepy era. Esatto. I'm sorry. È per la coop. È per l'online. Per parlare così. Senza parlare. Mm-hmm. Quindi lui ha non so se anche a livello di loro o meno, però ha un gran potere se riesce a inserire le emozioni dentro sicuramente. Le monete. È sicuramente un'entità speciale che cercava quasi con meditazione di... No, ragazzi. È perché ritardano il colpo i bastardi. Lo caricano e poi lo lanciano. Ma c'è un attimo di... Lo caricano, ma non sai quando ha finito. Cosa? Oh. Guarda questi scrigni aperti, tra l'altro. Due scrigni erano aperti, no? Sì. C'erano altri incantesimi forse qui. E infatti devi andare a vedere. Ah, è un incantesimo globo oscuro? Sì. Pensavo fosse un oggetto chiave, figurati. No, guarda il background, è una pergamena. È qui. Ti direi che abbiamo la conferma di quel che dicevo prima. Nascono le stregonerie dell'abisso. Oh cazzo, ma ci sono andato vicino con quella classificazione allora di magie che ho fatto. Ti dico, esiste sì. La corruzione di ogni potere. Esatto. E questa è la corruzione della luce. Esatto, l'abisso ha generato delle magie. E hanno una particolarità speciale di parametria di gioco che non puoi scoprire se non con theory crafting e qualche meta. Te lo dico perché è una gran figata. Fanno molto danno fisico, più che magico. Sono molto concrete. Come... Ah no, aspetta, c'è scritto. Ok, aspetta, niente. Però. Ritiro tutto. Aspetta però. È scritto in grassetto lì. Però. Ok. A differenza, però la magia di Olasil non era per niente concreta, era più approssimativa. Sì, la luce. Quindi è qua, appunto. Quindi è come se in realtà noi, la nostra magia fosse più concreta perché noi siamo umani. O meglio, abbiamo tanta umanità. E allora loro ne avevano poca. Beh, però avrebbe senso perché la luce... Beh, diciamo che usare l'umanità come focus per gli incantesimi è qualcosa di incredibilmente segreto. Tanto che l'NPC che hai incontrato prima ti ha proprio detto è colpa loro se l'abisso li ha colpiti. No, ma io mi riferivo a un'altra cosa. Ah, ok. Cioè, io quello che intendevo dire è, Dusk ha detto, le vostre magie sono approssimazione. Scusami, il contrario. Sì, le nostre magie sono approssimazione. Le vostre sono egoiste, sono dirette, sono, sì. Non escludo quasi nulla, sembra, che non sia voi stesse. Quasi mi sembra che in realtà allora tutte le magie siano più fisiche che magiche in qualche modo rispetto a quelle di Olasil. Okay? Rispetto a quelle di Olasil hanno tutte un ruolo più ostile e pragmatico, inteso come proiettile, lancia, freccia, lama, capito? Esplosione, no? Però le lance dell'anima, le Homing Soul Mass e così via sono tutte magie profondamente, unicamente magiche. Queste sfiorano il terreno, il tangibile, il corporeo. Vabbè, ma sono umane, no? Quindi appunto, esatto. È tutto un gioco di parole sul fatto che questa cosa si chiami umanità e quindi avvicina al potere dell'uomo. Posso dirti una cosa? Non so, magari non è una teoria accreditata, no? Sì. Ma e se l'abisso fosse la culla della Terra? Cioè? Cioè che l'umanità, al di là del suo nome,
partorisce esseri in qualche modo simili agli uomini, ok? Sicuramente. E ha magi in un mondo però particolare, fantasy, magico, uh-huh. nel quale però più ti avvicini, ok? Al globo oscuro, cioè a questo tipo di magie, più scopri che in realtà la magia dell'umanità paradossalmente è terrena. Quindi quel che voglio dire è possibile che in un mondo di solo nero avverrebbe il Big Bang? Non so se mi sto spiegando, capito? Sì, cioè, sì, in sì, realtà sì. Noi stiamo toccando la culla dell'umanità intesa in senso reale, in un momento in cui ancora non è nata, perché io deciderò se lo farà. Ho capito perfettamente l'umanità, cosa vuoi dire. Pensa allo spazio, no? Mm-hmm, mm-hmm. Il Big Bang dove avviene? In un universo sconfinato, no? E l'universo è in massima espansione continua. Quindi l'umanità per me è lo spazio. In realtà è molto più vicino al mondo vero, e infatti questa è un pugno. Vi farà ridere come cosa, ma il globo, sì, oscuro è un cazzotto, no? No, è vero. Capito? Sì. Perché c'è dentro il DNA dell'uomo. E allora sorge spontanea una domanda alla quale non ti darò risposta. È difficile anche solo pensare a porre il quesito, però in quello che stiamo discutendo e che hai visto fino ad ora è giusto metterlo in mezzo. Perché quando la fiamma, che per tanto dell'universo di Dark Souls è intangibile, specialmente per il mondo degli uomini, lontano da quello degli dei di Lordaeron, però perché quando la fiamma smette di brillare e comincia a spegnere e a lasciare braci, nasce il segno oscuro? Cioè, c'è un collegamento strano tra il fuoco, l'essere umano e l'abisso da cui proviene, evidentemente, perché cominci a capire una cosa importante. È vero, l'essere umano è fortemente legato all'oscurità e all'abisso, eppure ha un cerchio di fuoco sul petto. C'è parecchio da scavare, ma questa tua discussione è quasi come se il DNA dell'uomo, o meglio, il proto-uomo, in realtà noi siamo una sorta di proto-uomo, fosse vincolato qui dentro. Ok. Il segno oscuro è un magnete che ci tiene qui. Perché? Mi piace sentir parlare di proto-uomini, mi piace molto. Ti piace? Io ormai sono partito, sappi, facciamo come il sole oscuro, te lo dico, però io sono partito. È giusto fare così, così si fa. Cioè il proto-uomo nascerà solo se io annullo questo mondo. Però questo... Perdonami. Anzi, l'uomo nascerà solo se il proto-uomo annullerà questo mondo. Quindi okay? Il Dark Lord è il ritorno dell'essere umano all'essere umano, ok? Sì, ok. Ma, e però annullando questo mondo deve finire tutto, forse l'hai compreso. Interessante. Vediamo un po' cosa ti offre questo micromondo invece. Siamo così piccoli, maestro. Siamo così piccoli. Devo controllare che ci sia tutto, mi perdoni. Ma devi! Aiuto. Io sono entrato da qui. Sì. Sì. E quindi c'è un'altra strada qui. Che però è dove... No, aspetta. Qui... Sono confuso. È labirintico. No, questo è nuovo. Esatto. E allora è qui che devo andare. Go! Ah, finalmente il loot! e non ho finito di leggere il globo oscuro, vi chiedo scusa ragazzi, ero talmente tanto fottuto giusto, da questa cosa il proto uomo. Stregoneria dell'abisso scoperta da uno stregone di Olassil sull'orlo della follia. Ok, lancia un enorme globo oscuro a differenza dei comuni stregonerie spirituali, queste cose, questo l'avevamo letto. Forse la natura delle anime umane a produrre stregonerie dalla forza nettamente più tangibile, quindi continuo a corroborare quello che ho detto. L'anima umana rende tutto più tangibile, quindi Dusk intende dire questo. Vedi che è così, noi siamo più uomini di lei, e non è inteso in senso ovviamente di genere, sì, ragazzi. Certo. Noi ci stiamo piano piano evolvendo in uomini, raccogliendo più umanità, collezionandole. Kath ha detto una cosa, ha chiamato la sua desiderata e ambita era successiva, quella del fuoco, come The Age of Men. Quindi sì. Ah, ok. Sì, sì.
Però all'inizio l'avevo intesa solo come la nostra era, ma in realtà sono più convinto adesso che sia un nuovo mondo con nuove regole. Non semplicemente il momento in cui noi dominiamo all'Ordran e non il culto degli dèi, capito? Chiaro, chiaro. E niente, qui ci siamo. Eh sì, hai fatto il giro, siamo saliti e ora siamo tornati dopo un'esplorazione che ti ha portato a scoprire una stregoneria dell'abisso. Assolutamente. Non male. Bene. Ah, ragazzi, io avverto, purtroppo non potrò fare tardissimo oggi. Ah sì, non si può fare. Secondo l'alba. Me in circa mezz'ora dovremo, come nelle live, diciamo, della domenica, dovremo purtroppo salutarci. Lo spirito oscuro di Chester il Magnifico ha preso il controllo. Ma che cazzo vuol dire? Ma sei tu? Ma che vuol dire? Che ti ha invaso. Ma è il tipo... Il... sì. Ma è il tipo? Eh sì. Ma che vuoi? Guarda che magari si muove. Ma è bravissimo. Ha voglia. Ma stupido, maestro. Occhio, no. Che non è tanto stupido come sembra. Volevo tirargli un calcio. Lo so. Ma sai, io sono stupido. Sai perché ti ha fregato? No. È una chicca che aspettavo di farti vedere in questo modo. Lui combatte in maniera completamente diversa qualunque cosa hai mai incontrato. È veloce, mm-hmm. Sgambetta, ti lancia proiettili a distanza velocissimi. Questo perché Chester è una sorta di foreshadowing creativo dell'autore che aveva già in testa Bloodborne. Ah, perché in Bloodborne si sparerà. In Bloodborne si spara, si schiva velocemente. Ok, quindi più Sekiro. Non si usano scudi. È più Sekiro. Cosa in... sì, rispetto a Dark Souls, sì. Sì, sì, sì. Però Chester ti cita Bloodborne. Ah! Molti hanno. Però ovviamente solo con la sua persona, diciamo. Solo con la sua persona ed estetica. Infatti lui ti dice... Sei stato anche lui è stato trascinato in un mondo che non è suo, no? Aspetta, allora diventa umano. Ah, sorry, cavolo. Se no devo risconfiggerli di nuovo poi tutti. Aspetta, che li ammazzo, sì, questi però. Ti aiuto, sì, sì. Ah, è arrivato Bloodborne allora, oltre che è arrivato Sekiro adesso. È arrivato Bloodborne. Me magno un'umanità. Yes. Anzi due. Così recuperiamo anche quelle che hai lasciato a Chester. Quindi Bloodborne e Sekiro no scudo. Sì. Diciamo nel From Software World, ok. Esatto. E io purtroppo Sekiro lo conosco molto bene. Il fatto è che nonostante... Sekiro è un action game, qui stiamo parlando proprio di action RPG. E okay. Sekiro ha elementi Souls, ma non è un Souls. Mentre un... Bloodborne lo definiresti un Souls? Sì, sì, al 100%. Okay. Guarda, Bloodborne è un Souls-like, Sekiro è un Souls-light, se ti piace utilizzare termini corretti. Ok. Ho capito. Oh yeah. Mi è chiaro. Che bello Sekiro, mamma mia. Mamma mia, quanto mi manca. Che bello Sekiro. La parry dance da Genichiro non me la scorderò mai. Un'altra. Ecco, Artorias è a quei livelli lì, secondo me. Sì, è fantastico. Cioè, ovviamente utilizza una struttura diversa, quella del roll e non quella del parry. Però certo, il concetto certo. È lo stesso. Sono due danze. Due danze con due ritmi diversi, ma due danze. Eccoci qua. Maestro, ma poi facciamo insieme anche l'anima della sfida in due. Voglio fare le sfide con lei. Ma veramente? Che gioia! Pazze, sì. Figo. Io voglio fare tutte le cose pazze. Tutte le cose hard. Aspetti, devo punire Chester il pezzo di cazzo. Vuoi fa Bloodborne? Vuoi fa Bloodborne con me? Vuoi fa Blabbo? Finiscilo con l'attacco di Artorias! Finiscilo con l'attacco di Artorias! Voleva fa Blabbo, voleva fa. Esatto. Invece ti ho fatto il Blabbo. Ti ha invaso il bastardo. Ok, il mondo è tuo. Prosegui pure. Fa il blabbo? O fa il blabbo con me? Esatto, si scrive proprio Vofa Blab. Vofal, però con la L. Vofal Blabbo, ok?
Oh, e grazie a Gian Andrea ha fatto raid qui. Orion. Grande Gian, grazie. Granito. Una lucertola, Dio, Madonna. È andata. Sparita. Una ca... Non mi fido. Madonna mia, ultra istinto. Ultra istinto, Madonna. Ho pensato, magari si è corrotta anche la cassa. Avevo ragione. Testa, benissimo. Mi scusi, maestro, venga qui. Venga qui. Venga davanti a me. Venga davanti a me. Very good. Very good. Bene, adesso possiamo scendere. Mm-hmm. Non c'è più niente. Mi scusi, mi guardo un attimo intorno. Ma certo. Però sì, questo è quello che vedevo dal giardino. Questo palazzone. Cioè palazzone, questa torre. Esattamente. Che bel posto che era Olasil. Dalla strada puoi vedere tutto questo percorso. Che bel posto che era. Da sembra morire. Quasi San Gimignano, guardate ragazzi. Se non ci siete mai stati, è veramente, sembra un borgo medievale toscano. Sì. Maestro, posso? Anche se non posso. Ok. Sì, perché è lì che prendi la lucertola, diciamo. Ah, perché qui c'è il saltino? No. Nel senso, qui c'è la lucertola che hai visto scappare. Ah, ok, mi sembrava un'altra. Allora, uso questo punto strategico. Mm-hmm. Un nemico. Due. A ore 12, maestro. Un caster, poi, tra l'altro. Un caster. Un pazzo sgravato lì a sinistra. Con occhi luminosi. Con occhi luminosi, l'ho visto. Sembrava infatti avere una bomba in testa, quasi. È un interno da esplorare. Eh sì. Stiamo raggiungendo il nucleo. Dobbiamo cercare di fare la tattica del ti aggro piano piano. Famosa tattica della scuola del deserto. Guardi, deve arrivare solo lui, non anche lo spellcaster. Sa perché? Perché... Oh! Bene così. Perché se aggriamo anche lo spellcaster è un disastro, non si rolla bene qui. Si cade. Molto bene. Adesso maestro la sorprenderà, ma si corre. Oh! Bella! Bravo! Bravo! Bravissimo! Complimenti. Grazie maestro. Sono contento di renderla fiero. vediamo. Un loot. Statue. C'è questa statua con il ramoscello catalizzatore, credo. È lui. Sei riuscito a vederla? È... Già da qui, bravo. Eh sì, è lui, è lui. Si celebrava la magia ottenuta dal ramoscello dell'arcialbero, è normale. Lo stesso... tra l'altro ora non ci avevo pensato, che stupido. Sono sicuro che Gaff sia qui. Sia stato imprigionato qui. Sta intagliando degli arcialberi. E qui ce ne sono. Aiosa. È stato imprigionato qua. Ma perché? Da chi? Da loro? Da quelli di Ulasil o da loro impazziti? Quanti posti questo Dark Souls? E non mi aspettavo assolutamente tutto questo. Io ero convinto che sarebbe finita presto la nostra avventura. Esatto, è questa la sorpresa. Il fatto che si nascondesse un mondo dietro un portale oscuro e una mano di... cos'era che ti ha trascinato dentro? Ah. Barry? Si gode? Bravissimo. Si fa il guedo? Sono parriabili, tra l'altro, anche se non hanno delle armi. Bravissimo, ottimo istinto. Maestro, venga qui. Mi parri. Ah sì, ok. No. 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 Ah! No, questo era buono, questo era buono, questo era buono. Ma questo offline sarebbe successo. No. No. Eccolo. No. Oh. Maestro, lei non è il vero maestro. Sono arancione. Lei è corrotto da Ulasil. Dalla voglia di vederti affrontarla. Quindi in realtà credo ci porti fuori dal borgo la nebbia iniziale. Quella che hai evitato per ora, sì. Ciarpame. Grazie a Fire Gaming The Raid. Grazie mille.
torniamo su. Non so cosa ho grato lì dietro. No, no, troppo tardi, è morto. Era un piccolo umano. Ah. Senti come se la ridono. No, no, dovete salire sulle scale perché ho visione periferica. Ecco il plangingello, non te lo dovrebbe togliere. No. Nuova magia! Compone qui! Bravo! Che roll ottimo che lavoro hai fatto! Ammazza, sei sopravvissuto! Sei sopravvissuto a una cosa tosta, eh? Ce n'è un altro lì sopra, maestro. Lo so. Bravo! Complimenti! Ah. Questa è una delle aree più minacciose per agguati, incantesimi e tenaglie. Te la stai cavando? C'è una porta sulla destra, me lo ricordo appena ho pulito. Ok. Oh! Maestro, cosa sto facendo? Sto disonorando. Ma gli attacchi a mani nude. Vieni qui, codardo. Ah, oddio! Non pensavo avesse range. Basta, altro, basta. Ok, se ce l'ha. Qui non può avere visione. Oh, bravissimo maestro, lei. Mi dà gioia proprio. Vieni qua. Ed è qui che Firenzo, signori, come ogni allievo, preparati maestro, perché come ogni allievo sviluppa la sua tecnica. Oh, qual è la tecnica di Firenzo? La tecnica di Firenzo. La forbice del deserto è stata ormai appresa e allenandosi a governare una sola delle due forbici, egli ha imparato la lama dell'abisso! Firenzo, tu non lo vedi, ti sembra che faccia solo una giravolta, ma Firenzo entra fin dentro l'abisso quando la fa e poi riesce, perché ormai ha il patto. È come che si chiama? Mirio. Sì, Mirio. Capito? Sì, lui sì. È in grado di entrare dentro, è solo una lama, non è la forbice, ma insieme, questo è uno spoiler dell'ultima stagione, liccato lo script, insieme poi impareranno i due anche la forbice dell'abisso. Let's go. Nebbia oscura, un'altra magia. Sono goloso di leggerla, ma prima vorrei capire se riusciamo a battere lui salendo. No, eh. Qui tra l'altro c'è un altro posto. Oh mio Dio. È bella lunga, eh. E allora forse è di là che si ottiene... Oh mio Dio, una pioggia. Mamma mia. È di qua che si ottiene accesso al suo cornicione. Sì, è così. Aspetti, non sono sicuro di quello che ho fatto. Ok. È giusto, devi esplorare bene. Sì, è giusto. Oltre, no, è giusto, ovviamente, non posso poi a leggere Nebbia Oscura. Sì, certo, quello lo farò. Indubbiamente. Equilibrio. No! Serve assolutamente equilibrio per utilizzare le mosse lente. Stavo per cadere nell'abisso veramente. Mia forbice non funziona sempre, non devo essere goloso di forbici. Oh, ma qui c'è altra roba, o se no si va avanti, ma qui dove sei il rollino veterano. una vettatina, qui non ce la toglie nessuno, però non so se ci arrivo, sai? Forse devo saltare. Con midroll? Sei saltando è andata. Complimenti, maestro, lei è sempre... ti vedo, sai? Ho visto la catena. Il maestro mi ha insegnato. Non ha più segreti per me questo gioco. Bene così, maestro. Attenzione, bugiardo. Hai bisogno di gigante? Chiave con emblema, la chiave per la porta che avevamo trovato. L'abbiamo finalmente presa. Dai, leggiti la chiave e nebbia. E la nebbia. E non abbiamo altro, vero? Vabbè. Aspettiamo qua. Mm-hmm, mm-hmm.
Allora, la nebbia oscura. Stregoneria dell'abisso, scoperta da uno stregone di Ulassil sull'orlo della follia. Crea una coltre di nebbia oscura. Loro ormai invece sono dentro la follia, ovviamente. Non più sull'orlo. Pur essendo almeno in teoria relativamente affini all'umanità, la nebbia oscura è talmente altamente nociva per gli esseri umani. Forse rispecchia la crudeltà degli umani verso i propri simili. Allora, qui amplio ancora di più quello che ti dicevo prima. Mm-hmm. Lui ci definisce umani, ma io continuo a essere convinto che siano proto-umani. Detto questo, cioè, ma non nel senso magari puramente biologico, ma nel senso di un mondo prima di quello dell'uomo. Detto questo, è quasi come se nell'umanità ci fosse anche il DNA di uomo come branco di lupi, no? Mm-hmm. In qualche modo noi siamo fatti per combattere, per combatterci. Gli umani sono aggressivi gli uni con gli altri. Anche i non morti lo sono, però. Vabbè, certo. E i demoni anche lo sono. Però i demoni vengono dagli uomini. Beh, i demoni... Non c'è niente che non viene dagli uomini, se ci pensi. I demoni non vengono dagli uomini, i demoni vengono dalla culla del caos. Sì. Mi correggo. I demoni vengono dalla culla del caos. La culla del caos l'ha fatta Aizalith. Aizalith è un'umana, in si potrebbe modo. Anche considerare così. Diciamo che sono specie un po' separate, nel senso che esistono gli esseri umani, ma esistono anche quelli che si possono definire appunto i famosi giganti, la tomba dei giganti. È vero, quello è vero. Una specie che è probabilmente l'antitesi o comunque un'alternativa dell'umanità, la quale ha generato i Lord. Quindi non certo. Proprio tutto arriva da. Senti, tu definiresti umana anche una persona come Aizalith o come Gwyn, perché in qualche modo loro no. Sono tutti venuti dall'oscurità. È vero, però quindi esiste un'altra definizione ancora in qualche modo. Io anche all'epoca li ho sempre definiti giganti. Io ho sempre definito all'epoca, durante la mia blind, la mia analisi successiva, non ti parlo di sequel e cose del genere, però il discorso per me era, ci sono tre forme di vita e sono esseri umani, giganti e demoni, escludendo i draghi, ovviamente. Ok, quindi per te i giganti sono... però c'è un'altra forma ancora, in realtà, perché sono esseri umani, giganti, sì. Demoni sì. E coloro che vennero dall'oscurità. Che ecco, non sono niente di tutto questa questo. Questa è sempre stata la grande domanda di tutti. Perché abbiamo sempre tutti discusso di queste tre, però c'erano They Came. Questo They è molto discusso, all'epoca è stato fortemente messo sotto il microscopio. Diciamo che potenzialmente lì c'erano o entrambi, oppure qualora effettivamente il nostro progenitore fosse stato anch'esso un gigante che ha creato gli umani, un altro discorso, certo. Però tempo al tempo. Ha trovato certo. L'anima oscura e con essa ha creato gli umani? Oppure era esso stesso, in quanto nano, no? In quanto pigmeo, un vero essere umano, appunto, proto, che non poi... gigante, perché in realtà è nano, in quanto è nano come esatto, siamo noi. Esatto, certo. Ed è stato il nostro padre. Ecco, di questo ne potremmo parlare. Questa è stata una delle conversazioni più endgame speculation se io, che abbiamo mai se fatto. Se io fossi un giocatore del Day One di Dark Souls, finito il gioco, ti direi che sono quattro le entità, non tre. Sì, esatto. Una è la progenie di tutti gli esseri antropomorfi, allora, sì, se non li vogliamo chiamare umani. Ti dirò che abbiamo fatto una discussione molto, molto endgame, diciamo, sì. Perché umano è ciò che diventi quando entri a contatto con l'umanità, che non è nient'altro che l'assenza di anime, che okay? L'antianima. Mm-hmm. Gigante è ciò che diventi mangiando tante anime. Ma... cosa sei se non hai nessuno di questi due poteri? Qualcosa sei? È tutto perché molto, sei vivo. Esatto. Su questo nel New Game Plus ne riparleremo sicuramente. La chiave. Chiave piegata con emblema. Le incisioni dell'emblema sono incantate e la porta sigillata con un potente sortilegio. Diamine, cosa c'è lì dietro?
con un emblema. Che emblema? Non lo riconosco. Beh, quello che c'è lì dietro può Sil- anche essere il futuro cliffhanger di fine Life. Ah, oh. Di questa dici? Sì. Ush, baby. Allora, intanto controlliamo. Sono confuso, dove sono? Beh sì, questa hai rollato nella scala che hai percorso prima. Eh sì, quindi in realtà sono tornato indietro? Eh sì. Si è entrato un invasore comunque, maestro. Sì, sì, ci ho fatto caso. Ho gli occhi aperti. Eh sì, perché prima mi sono fatto la rollatina lì, quindi ora continuo di qua. Parete illusoria avanti, ma davvero? Dov'è? Dov'è? C'è un suono, senti? Wow, wow, wow. Esatto, wow, wow, wow. C'è qualcosa. Maestro, capirò, non si preoccupi. Va colpita forse in un punto preciso, ma... Beh, ti posso dare un indizio. Di solito, quando si educa un bambino a camminare... Una volta, o meglio, consideriamo la classica metafora della bicicletta. Si mettono le ruote, si insegna a pedalare, ma le volte successive non rispieghi tutto da capo, no? Questa è l'unica cosa che posso dirti. Aspetta. Il rumore lo fa quando io vado qui. Quindi evidentemente c'è qualcosa lì. Solo lì. Però camminandoci. Oh mio Dio. Maestro. La forbice del deserto ha colpito ancora. Andiamo. Lui è molto calcio smart. Del deserto. È stato molto forte. Però la forbice purtroppo lo è di più. La forbice del deserto non perdona. Ok, torniamo a noi. Allora, quello che, l'indizio che ti ho dato è che ti è stato evidentemente insegnato qualcosa e ora devi camminare da solo. Sì, 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 sì. Ce l'ho. No. Oh, però è stato smart. Mi è piaciuto molto quello che hai fatto. Pensavo che ci fosse una sorta di sacrilegio oscuro e quindi io avrei potuto eliminare. Dopo tutto, il luce fu. Potremmo provare con la lanterna, giusto? Però, secondo me, si sarebbe dovuto poter aprire anche con il pendente. Per questo ti ho dato la soluzione. Perché era ottima. Ok, infatti io volevo usare la luce del pendente. Alla fine era luce, quindi era giusto. No, no, secondo me l'hai risolta. Va bene. Ringrazio, maestro. Per punizione vado con la lanterna. Sono come Genos. Sì, sì. Pezzo di titanite rossa. Oh mamma mia. No, maestro! No, è tranquillo. No. It was intended. Abbiamo fatto un giro perfetto. Ah, non serve a niente. Guardalo che bravo. Non serve a niente in realtà. Cioè, ci serve a niente. Vabbè, bisognava... bragging rights. Sì, sono d'accordo. Vedi, sei tornato qui. E ora e quindi adesso avanti. Dobbiamo andare dalla parte in cui non volevo andare prima. Sì, esatto. Ah, lì è morto Ninja, streamer numero uno su Twitch. Eccolo qua, con i suoi 150 concurrent, morto. Allora, bene. Adesso, scusa, eh. È giusto, è giusto. No, bisogna perciare. Niente, no. Tra l'altro si può dire che...
anche il metodo di occlusione, cioè di occultamento, ok, delle cose cambia. Dolasil non è più attraverso l'impatto ma la luce, è una cultura proprio è diversa. Tutto, esatto, assolutamente sì. Considera che allora considera al sicuro, aspetta, c'è un loot, dicevi? Bravo. Considera al sicuro il tuo sonno, so esattamente cosa mostrarti e quando io sono tranquillo, io sono tranquillo, sono bello in palla. Purtroppo domani c'è ancora tanto da fare, ma sono bello in palla. Quindi no, mentono. Vaffanculo. Salute, maestro. Grazie. Bene. Non abbiamo più molto da fare. Qui abbiamo preso il loot. Possiamo effettivamente tornare indietro. Let's go. Ma questo ascensore? L'ho già preso? No, mai. Ah, è quell'ascensore. E quindi cosa faccio? Lo prendo e vado alla porta o continuiamo dritto? Vai dritto. Quindi torno giù? Yes. Sarei tornato comunque, te l'ho chiesto più per... Ah no, se c'è un'idea precisa lo faccio, ma avrei completato qui perché altrimenti avrei dovuto ripulire la zona. Invece io voglio fare quello che c'è da fare e poi basta. Yes. Ehi, ehi, ehi. Meno male che ho sbloccato lo shortcut. Ti avrei assolutamente invitato a farlo. Meno male che ho sbloccato lo shortcut. Meno male che ho sbloccato lo shortcut. È tosta. Intanto Gravier ha fatto raid. Ciao, ragazzi. Grande Gravier. L'altra volta gli abbiamo devastato il canale a Gravier. Sì, è vero. Beh, tornerò umano, ragazzi. Certo. Ma certo. Very good. Poggers. Ah, giusto, devo potenziare l'arma più 5. Mi hai dato i materiali e non l'ho fatto. Usa è anime. E ora sono molto curioso, quando recuperi le anime, di vedere il tuo attack rate. Perché sarà ciccioso. 10 umanità, c'è scaling, ma se voglia scaling massimo e arma dell'abisso più 5 si gode assai. Perfetto. E adesso non me le tiro ora, aspetto di recuperarle. Sì, aspetta di recuperarle. Eh, ah, la misegno. Oh, dov'era? Pensavo l'avessi fatto giù. No, è quello dorato. Assolutamente, maestro. No, la chiave no, ragazzi, voglio prima non completare vederlo, giù. You must be blind. Poggers. Intanto vado in avanscoperta, maestro. Ha voglia. Puoi andare, muoverti, esplorare. Vabbè, ma struggere, skippare, tutto. Ma sei un pezzo di merda. E mo? Fai il grossetto, eh? O fai il grosseto, eh? Aveva droppato qualcosa? Sì, vabbè, ti tenete... Ah, no, aspetta, non si sa mai. Vado a recuperare. Non si sa mai, potrebbe essere una chicca. No, titanite. Ok. Che è un loot base qui, immagino. Sì. Perché loro sono uomini degli alberi, quindi... Ok, ragazzi, qui bisogna essere chirurgici, però, eh. Qual è il tuo attack rate? Godiamone. Anche, tra l'altro... 4,90 fa male, eh. Allora, il prioritario è proprio il mago. Prima ho avuto paura di lui. È lui che ha priorità. Bravissimo. Perché ammazzato il ranged, i melee si fanno. Occhio. No. Via.
bevi. Okay. Va bene, va bene. Aspetti, 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 aspetti. No, non li uccido. Non ti preoccupare, vuoi le botte, ti arrivano le botte. Ti preoccupare che arrivano le botte. Arrivano adesso le botte? Non ti preoccupare, che arrivano gli schiaffi come una palla d'arcia di ferro sul muso. È enorme. Ma ha una spada nel culo. Nella schiena. Leggi messaggio. Strana creatura avanti. Ga, sei tu? O Gu? Ormai non ricordo mai. Gaff, sei tu? Una bella stanza sacra. In caso tanti... era. Sì, no, certo. Ha una palla al piede? Magari lo è davvero. Il prigioniero, no? Sì. Ormai trasformato. E in qualche modo cos'era quindi il cavaliere? E lui era un arciere, ricordi? No, 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 certo, però mi chiedo il perché di questi attacchi. Ormai probabilmente infatti... uso solo la... Oddio, però così debole. Forse non è lui. Armatura di maglia, era un soldato. Chiaramente un prigioniero normale. Quando ho visto che perdeva troppa poca vita. Però posso leggere l'armatura? Quella di maglia? Sì, ma è quella che potevi acquistare dal primo mercante del gioco. Ah, ok, allora lascio perdere, cioè, esatto. C'è solo una informazione sul... Yes. Ah no, ma qui devo fare così. Qui devo fare l'impiegato dell'Enel qua. Qui hanno utilizzato la magia della luce per occultare. Qui faccio l'impiegato dell'Enel, ragazzi, controllo che ci sia tutto. Poggers. Niente. Le statue non fanno niente. Sono tutte senza testa le statue qui, sì. Sì. Sono senza testa, non è un caso. No. Ma fuori pure? Sì. Non ci avevo fatto caso. Bene. Ok. Leggo i contatori, sì, assolutamente, ragazzi. Dopo guardo. È scattato l'interruttore o la silla, ora lo accendo, raga, non vi preoccupate. Light Artorias vuole duellare, no, non adesso. Non è il momento. Si vola? Aspetta. Ok, non sapevo cosa sarebbe successo e non ho fatto questo. Ok, ora posso. Let's go. Si va giù. Abisso, signori. Abisso. Abisso abissante. Qui c'è il drago. Qui stiamo andando a Dragopoli. Guardati molto bene intorno. È una prigione? È un posto brutto. È una prigione, tra l'altro, non troppo dissimile dal rifugio dei non morti, in qualche modo. Oh, ninja è tornato, amico mio. Ah, poverino. La forbice vuole vendicarsi della forbice subita. Ecco, questo è il falò in cui ti avrei detto di non proseguire oltre, ma devi fare qualche passo avanti, oltre il falò. Vai. Catacombico. Buio. È un luogo roccioso che non mi aspettavo di trovare, sono sincero, maestro. Forbice del deserto a scoppio ritardato! Lo faccio cadere spietatamente. Maestro, allora, la ringrazio. Per il suo palle massimo. Dicevamo. Qui volevo che tu vedessi questa oscurità e che appunto dicessi ciò che hai detto. Evidentemente siamo vicini a questo abisso. Baratro dell'abisso. Devi dirmi tu, eh? Qui aspetta, forse... Aspetta. Un po', solo un po'. Ok. Perché voglio solo osservare. Ok. Sì, purtroppo... Oh mio Dio. Allora mi fermo qui, okay. Ma mi fermo con una speculazione, maestro. Ah, ma tranquillo, ti farò usare quella chiave come cliffhanger. Anche le catacombe sono buie. Qualcuno ha giocato con le umanità anche lì?
forse qui ti fermo un istante. Per quanto sicuramente la risposta è sì, girandola ci ha smanettato parecchio, comunque abbiamo una certa differenza tra la Buio. catacomba buio e l'oscurità del buio magico e in qualche modo Certo. appunto terribile che è nel bene e nel male il nostro buio, quello dell'umanità. Falò. Ragazzi, ma ci sei tu, non si può, no? Ah, giusto. Pardon. Allora, adesso vai pure. Ragazzi, purtroppo non è. Sapete che amo fare Eh overtime sì. e il venerdì non mi do orari infrasettimanale, però solo per questa volta non si può. Però effettivamente quello che si trova nel baratro dell'abisso, che immagino sia una cosa piuttosto emozionante da affrontare, accadrà domenica. Cioè, Ecco. immagino che comunque non ti manchi curiosità di scoprire cosa si trovi nel baratro dell'abisso, No, 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 no. ecco. Allora, torna, Mi ma salgo su con questo ascensore? No? oppure usi il teletrasporto del falò tranquillamente e vai alla. Ah, giusto, hai ragione, che stupido. E non ci Perché. sono abituato ancora. Lo so, è un dono. Ah, Contea di Ulassil. Contea di Ulasil. Eccola qua. Dicevo, purtroppo infrasettimanale dei ragazzi, ci sono tante cose da fare. Domani dobbiamo lanciare anche il nostro torneo di Pokémon, quindi. Cioè, il nostro torneo, il, no il regolamento del torneo, le iscrizioni, devo essere carico e lucido. Allora, torna indietro. Bene, di sopra, vero? Sì. E poi a sinistra. No, destra. Sì, perché stavi a sinistra Ero quando usciva. speculare. Esatto. Let's go. Non so, il maestro partecipa. Vuoi partecipare al torneo dei sette fiori il 25 aprile? A fare il Vuoi meta farti. di Pokémon, sicuro, Vuoi sicuro. farti. Vuoi farti. Sta qualcuno Purgare. mai qui in game? Con. Vabbè. Tu pensa a quello che succederebbe. Ci metto i Pokémon preferiti, quelli belli. È giusto, ma molti lo giocheranno così perché è un torneo di roleplay. Hai bisogno di Ah. una chiave, ma grazie, bel Ci si messaggio, può fratello. pensare allora. Vai, vai. Parlane anche con i ragazzi che ti seguono nel caso. Oh mio Dio. Finalmente. È il Dio Fabbro. Dimmi che è il Dio Fabbro. Dimmi che è il Dio Fabbro. Vabbè che l'ho detto di ogni cazzo di Fabbro che ho trovato, ma dimmi che questo è Però il Dio Fabbro. Guarda che arco. guarda che arco. E quindi è. È Gaff. E infatti è proprio la voce della moneta. Ma piccolo. Mi fa molta pena lui. Beh, war never changes. Quindi lui ha perso la verve alla fine della guerra dei Eh draghi. sì. Allora, ora fai una cosa, controlla quello che vende. Così, Compro. certo. Tra l'altro costa 5 anime, pensa che è gentile. Testa che Gaff ha intagliato da Arcialberi durante la sua. È Ah, quella, stessa cosa. sì. Stessa cosa. Pietra prismatica, sasso che emette una splendida aura di sette colori cangianti. Beh, è un prisma. È raramente un'ottavo, la pietra arcobaleno non fa niente di speciale, ma può servire a indicare la via e può essere lasciata cadere negli abissi. Subito.
Però un paio, dai. Sì, ma... costano niente. E può essere utilizzata per valutare l'altezza del salto. Quindi c'è qualcun altro, perché le ho viste dall'alto. Qualcun altro le ha usate? C'è qualcuno che sta esplorando lì. Esatto. Se al suo atterraggio produce un forte rumore, allora la caduta è letale. Certo, assolutamente. Quindi quello servirà poi per fare proprio il dungeon. Esatto. Sì. Le titaniti, ok. E la freccia possente di Gaff. Freccia possente utilizzata da Gaff l'occhio di falco, uno dei quattro cavalieri di Lord Gwyn, per cacciare i draghi. Richiede arco potente. Non ce l'ho, vero? O sì? Sì, hai quello di Alorondo. Sì. Io me ne prendo una ventina, sai? Se c'ho, dovessi avere le anime. Ok, sì. Per... Certo, 13.000 anime, è interessante. Gaff crea personalmente ogni punta di pietra e riveste di corteccia il corpo della freccia. Ma allora c'era una grande alleanza, secondo me, tra Ulassil e Gwyn. Lui sicuramente all'inizio sì. Capito, lui utilizzava le risorse, ok, di Ulassil per crearsi le sue frecce antidrago. È un po' come se Gwyn fosse un giapponese che va in visita a un popolo lontano. Gli dice: volete allearvi? e quindi mi ricorda questa cosa qua. E... tra l'altro, prego. No, continua, è una cosa postuma. Ma pensavo, ma quindi, mm-hmm. I giganti, realizzo ora questa cosa, no? Ok. I giganti delle catacombe sono stati in qualche modo uccisi dal loro padrone. O comunque mutati. Lì sono successe cose. Secondo me, sotto quel punto di vista, c'è più ciccia nel giapponese che nell'occidentale, credimi. Cioè, siccome i giganti sono semplicemente i tre lord e i loro discendenti barra persone con le quali hanno condiviso le anime, è praticamente... i giganti delle catacombe non sono nient'altro che loro morti. E tra l'altro ci sono morti anche degli umani all'inizio. Perché i necromanti resuscitano scheletri alti quanto noi. Quindi c'è stata una commistione un po' di persone più piccole e più grandi. E quindi... a voglia. Più ecco, sazie di anime. Le catacombe, no? Secondo me sono qualcosa che prende molto, molto danno dalla localizzazione occidentale. Di questo non vedo l'ora di approfondire poi New Game Plus. Inoltre... non capisco, qui non lo vedo in catene, mi aspettavo di vederlo in catene. Fammi vedere questa catena cosa fa. No, è della sua armatura. No, esatto. Il fatto è che probabilmente in quanto cieco su questa torre è un po' imprigionato e privo della volontà di fare altro. Sì. Ma infatti sei, a questo punto è solo privo di scopo. Sì, esatto. E ora che sei uscito dal suo menu, come gran finale... riparlaci. Sì. Ti prego, dammi l'arma. Sì, è vero, mi ha ucciso. Che loro allora che l'abbia fatto. Calamit. Traduzione imprecisa, parla della città, ecco. Ovviamente. Ecco. Cioè, Anor Londo ha smesso di cacciarlo, tanto feroce fosse. Ecco, certo. Poi era. Diamine, loro erano esperti di draghi. Appunto. Certo. Sì, vuol dire sì, voglio cacciarlo, giusto? Sì. Magari gli do un po' di speranza, no? Ma è cieco. Quasi ti direi... oh mio Dio, si vola? Cosa fa? Cosa mi dà? Un arco? Mi dà questo arco? Ma come faccio a usarlo? Sono piccolissimo io. O lo ammazza lui? Minchia, se lo prende da qua è sniper elite proprio. È pure cieco. Hai capito? Questa freccia è grande quanto 10 Firenze. Però lui lo avverte, tipo Daredevil.
Guarda lì. Minchia, Sniper Elite. Grande. Temo che però non basti, vero? Eh no, È solo indebolito, ma non è morto. esatto. E quindi adesso si fa come boss grounded. Oh yeah. Maestro, è possibile la prossima volta cominciare dal drago? Non posso negarti assolutamente questo folle Perché, desiderio. tra l'altro, mi rendo conto che praticamente c'è una terza strada, effettivamente. Puoi fare il gioco di Kath, puoi fare il gioco di Frampt, o puoi completare quello che facevano i quattro cavalieri. Che sono, sì, legati a Gwyn, ma nessuno di loro, a parte Ornstein, quindi tre in realtà, nessuno di loro, a parte Ornstein, ti parla del tuo... ti fa il Guinevere di turno, ok? Non ti parla della tua missione che richiede ereditare la volontà di Gwyn. No, 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 no. Loro sono semplicemente qui che dovevano finire unfinished business, per l'appunto, no? E tu li aiuti. Quindi Sì. molto, molto belli. Del resto abbiamo in qualche modo aiutato anche Ciaran con facendo riposare Artorias in pace. Lei sembrava veramente in veramente veramente addolorata. Forse erano amici loro tre? O forse sono stati Secondo mandati? me tanto, sai. Erano molto legati in qualche modo. E tra l'altro Ciaran non è gigante ora che ci penso. No, È l'unico. Sierra no. Forse perché era un'assassina? Non doveva esserlo? Beh, probabilmente è perché la sua abilità appunto da assassina era più legata alla precisione e all'equipaggiamento che non alla forza delle anime. O Capito? comunque sono comunque delicatezze anche di design. Non Sì. esagererei questo. Ok. Cioè, quindi tu non sai se in realtà è gigante, ma non ce l'hanno voluta mostrare tale. No, ti dirò, hai detto una cosa super smart perché ti rivelerò quando questo succede. Sì. Perché succede. Ma non ancora. Questo. Ok. Anche secondo me Defe, Ciaran e Artorias erano molto intimi. Ho avvertito anche io questa cosa. Però chissà. Cioè, Eh sì, no, è vero, sembravano effettivamente legati. lei era molto lì addolorata, insomma, mi ha chiesto l'anima, quindi anche dal punto di vista del giocatore, il giocatore per placare in qualche modo il dolore di Ciaran regala un bottino così prezioso. Credo che fosse una persona importante per lui e per lei. Beh, Sì, sì, è sì, un sì. gran bel finale di diretta, eh? Dai. Assolutamente, io sono stragasato, è stata una bellissima live, cominciata con un bellissimo combattimento e alla fine ragazzi non resistiamo, almeno 3 ore le dobbiamo fare, non c'è verso. Ah no, Ma lo... sai qual è la figata folle? È che, vabbè, niente, si finisce prima, non si può fare oltre. Cioè, ormai in 3 ore fai, vabbè, è tagliata, ragazzi, questa è tagliata. è vero, adesso 3 ore sono diventate, vabbè, oggi abbiamo fatto poco. Esatto. Bene, bene. E ti dirò, visto che domenica continueremo e avremo il tuo cercare di affrontare Calamir, Il un drago? drago appunto vero e proprio, Sì. sopravvissuto alla guerra o comunque sicuramente non immortale, quindi non è dell'era degli antichi, ma è sopravvissuto alla Sì. Sì. guerra, cioè roba gigantesca, ti dico. Non è venerdì, ma ho una proposta per ragazza grandare. Ok. Prego. Perché esiste, tu non ci avrai avuto rapporti proprio perché stai scoprendo adesso questo mondo, ma esiste da tantissimi anni, da Sì. tanti anni, un gruppo di incredibili cosplayer delle opere di Miyazaki e Ok. una di coloro i quali partecipano a questo cosplay group pazzesco, ha aperto un canale Twitch e forse è arrivato il momento Ok. di distruggerle completamente le Ok, come aspettative si della chiama? serata. Allora, te lo scrivo su Discord perché è uno di quei nick. Cioè, la serie non è facile da dire a... Ok? Oh mio Dio, ok, sì, è difficilissimo, Va ok. bene? Ok. Andiamo ragazzi, andiamo, Quindi io ti andiamo. saluto,
ti strauguro riposo e fight per domani, tutto quello che è, e non vedo l'ora perché hai appena sbloccato i due percorsi più intriganti che possano esistere. Una strada verso una sorta di vendetta nei confronti dell'ultimo drago sopravvissuto che comunque ti ha polverizzato, e certo, il baratro dell'abisso. Cioè roba tostissima. Diamine. Bellissima live, dai. Non vedo l'ora. Ci rivediamo venerdì con Monster Hunter, se tutto va bene. Dai. E poi domenica di nuovo con Dark Souls. A presto. Grazie maestro. Ciao. Ciao. Beh, bello, eh? È stato stupendo. Spero che si stia appassionando perché è davanti veramente a delle cose incredibili. Cioè, il baratro dell'abisso, dopo tutto quello che ha speculato, pensate un po' che follia, no? E ragazzi, io vi ringrazio tutti, Nabadi 20 che ha fatto questo dono gigantesco, grazie di cuore, ti ho detto dopo e ti ringrazio, causa ruttino, scusate, di nome e di fatto, grazie di cuore a tutti, siete stati meravigliosi e vi adoro. Festeggiate questa ragazza che si chiama Zachar Antares, ha sempre cosplayato tra l'altro Kirk, quindi signore, vi tengo aggiornati. Potrebbe arrivare troppo tardi Monster Hunter per me e vi faccio sapere se devo rimandare alla 12 ore, ma vi tengo super aggiornati. Vi adoro. Fight. E alla prossima. Farò del mio meglio, sempre.